Ecco, allora introduciamo il primo test, pubblico ministero. È inutile negare che c'è qualche difficoltà, ho un paio di certificati medici, non vorrei fosse, oltre il caldo, qualche problema dovuto all'unicità di questo dibattimento. Verifichiamo questi certificati medici, li verifichi lei. Sì, sto, era solo per l'ordine. Castrucci Rolando. Invertiamo un ordine. Allora la signora Cenci, grazie. Questo test non vuole essere ripreso, lo dico subito, Presidente. Quindi chiedo... Non vuole essere ripresa? No. Benissimo. Così mi ha detto ieri. Ecco, signora, si accomodi pure lì, buongiorno. Ecco, si metta comoda, signora. Non vuole essere ripresa? No. Allora, il solito discorso per tutti. Ecco, signora, vuole leggere per cortesia... Sì. Quella forma, si metta pure gli occhiali. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Ecco, vuol dare sue generalità, signora? Cencin Gina. Cencin Gina, nata? Greve in Chianti. Greve in Chianti. Il? 3 del 43 31-3 del 43 31 marzo 1943, residente? A Tavernelle. Ecco, benissimo. Allora, signora, risponda, prego, alle domande del pubblico ministero. Signora, volevo chiederle una cosa innanzitutto. Lei ora abita a Tavernelle, vero? Sambuca. Ecco, in passato ha abitato in via Chiantigiana, sì, vicino alla signora Malatesta, sì, perduto? Sì. Per quanto tempo? Così come lo ricordo. Dunque, insomma, fino al 69. Però da quando ci sono tornati loro, io preciso non me lo ricordo l'anno e ci sono tornati loro. Quindi lei è stata vicina di casa della signora Malatesta Sperduto per un congruo numero di anni? Sì. Su per giù? Un po' di anni. Ma io laggiù c'ero tornata, lei c'ero stata 7-8 anni. Senta signora, e... in questo lungo periodo ha avuto modo di vedere chi frequentava casa di quella signora? Sì. Ricorda qualcuno in particolare? Ce ne erano tanti. A me interessa innanzitutto se lei ha avuto modo di vedere che frequentava quella casa il signor Pacciani. Una 500 bianca la c'era spesse volte, il pomeriggio in particolar modo. Non tutti i giorni, ma diverse volte. Lei sapeva che di chi era questa 500? No. Ha mai visto il proprietario? Beh, io l'ho intravisto così, se passavo, mentre poteva scendere, ma poi si chiudevano subito in casa. Sì, io, giustamente. Ma alle volte, no, quello che succedeva in casa, ovviamente, era il signor Pietro Pacciani. Ma secondo me sì. Aveva una 500 bianca? Sì. Era a volte in compagnia del postino Vanni? Sì. La signora Malatesta su queste visite le ha mai detto niente? No. Ha mai visto se questa macchina veniva anche di sera o si tratteneva anche la sera? Non si sa, a volte c'era di giorno, di notte. Ecco, era questo che mi interessava, a volte c'era di notte. Sì.
Ovviamente lei non stava sempre alla finestra. No, e poi io dal 79 appunto mi sono sposata, dal 69 mi sono sposata e questa macchina però la ci veniva ancora. Veniva però lo stesso. Io laggiù ritornavo giustamente qualche volta a ritrovare i miei genitori. Certo. Sento una cosa. A volte sentiva delle discussioni in casa quando c'erano queste persone diverse. Ma quando rientrava il marito? Quando rientrava il marito, sì. Che tipo di discussione? Si sentivano vociare, però proprio le parole non si capivano perché io ero da un'altra parte. Certo. E quando c'era la 500 bianca con questo signore, c'erano discussioni? Ma o quando c'era stato? Quando c'era stato. Quando usciva lui. O a volte, quando c'era, il marito gli era costretto anche a risortire. Quando c'era il signore con la 500 bianca, che lei dice, il signor Pacciani, il marito era costretto a uscire. Questo lo dice lei. L'ha detto quando la signora. Quando c'era uno con la 500 bianca, uno che lei ha creduto di vedere che era Pacciani. Può darsi. Faccia la domanda precisa. Signora, poi vediamo questo particolare. Sì. Riproviamolo. Perché lei ha detto era Pacciani, permessi. E allora su questo poi vedremo. Prego. Sì. Ha da dire qualcosa di più preciso se quel signore con la 500 bianca era Pacciani o meno? Perché no. Dice per lei sì? Ma perché rivedendolo ora mi sembra veramente che fosse stato lui. Beh, grazie. E le discussioni, cioè lei ci ha detto che quando c'era questo signore, che lei ora dice, rivedendolo, era Pacciani, comunque aveva una 500 bianca, a volte era con Vanni, e a volte il marito era costretto a uscire. Sì. Questo perché lei la chiudeva la porta. Prego? Sicuramente. La si chiudeva dentro. Lei si chiudeva signori dentro. Senta una cosa, il Vanni, il postino, veniva insieme al Pacciani, al signore che lei crede di aver identificato oggi in Pacciani, o veniva da solo? A volte è venuto anche da solo. A volte veniva, a volte anche col... Sì. Venivano insieme con questo signore. Lei sa o ha visto il Vanni che in questi incontri o ha saputo, e nel caso se l'ha solo saputo, da chi portava oggetti in gomma, falli, cose di questo genere, giornali pornografici? Ma giornali pornografici sì, saputo lì da fabbrica dove abitavo io, perché lui si intratteneva a volte lì. E? Quando portava la posta si metteva a sedere con la sua lambretta o vespa, insomma quello che era, ora non ricordo. Giornali ce li aveva sempre, sì. Lei ha detto, cioè non l'ha detto, ha detto che ci andavano diverse persone. Per ora ci ha detto il Vanni postino, ci ha detto questo signore con la 500 bianca che lei crede oggi di riconoscere in Pacciani, e poi ha detto, cioè, altre persone. Ricorda qualcuno in particolare, al di là dei nomi? Qualcuno innanzitutto che ha visto poi con questi due, con il Faggi, con il Vanni e col Pacciani. Ma che vuole ricordarseli tutti? Non i nomi, signora, ecco, volevo vedere. Ce ne andavano diverse persone. Ogni tanto la cambiava tipo di persona, diciamo. Ecco, ma lei ha visto in quella casa persone che poi ha visto insieme al Vanni e al postino? Al Vanni? Vanni Postino, al signor con la 500 bianca, insieme a loro, ma che li ha visti altrove o insieme, che li ha riconosciuti come amici? No, io fuori da lì no, non li ho rivisti. Lei, le è stata mostrata la foto di una persona dalla polizia, lei ha detto sì, questa persona l'ho vista a volte in compagnia di questi signori e a volte in casa della Malatesta, indipendentemente dal nome. Se la ricorda questa persona? Ma ora no. Ricorda questa foto che le fu mostrata? Sì, ma così vagamente la ricordo. Ricorda vagamente la persona? Sì, però nella se la foto dovessi rivedere non...
Non penso di riconoscere. Scusi, lei nella foto riconobbe una persona. Ricorda vagamente la foto o la... foto. Ah, ricorda. Quindi se noi le rimostriamo la foto, le riviene in mente. Beh, può darsi. Allora, la domanda è questa. In sede di deposizione davanti alla polizia giudiziaria le fu mostrata una foto e lei disse di aver riconosciuto questa persona come compagna di loro. Lo ricorda questo? Sì. E ricorda che questa persona l'aveva vista anche a San Casciano con il Vanni e con il Facciani? Domanda, ricorda se questa persona... Ricorda che cosa ha visto, scusi. Ricorda se questa persona... L'ha vista con il Facciani e con il Vanni a San con Casciano. Con il Facciani, con la persona... No, ora è col Facciani, scusi. Ora la domanda è con Facciani. Lo ricorda, signor? Sì. Ricorda di averli visti insieme tutti e tre a San Casciano? Sì. Quindi erano sicuramente a San Casciano Facciani, Vanni Postino e questa persona che lei riconobbe nella foto. Sì. Ricorda di aver mai visto il Malatesta con gli occhi neri, picchiato? Sì. Ricorda se nello stesso periodo, lo stesso giorno in cui lo vide picchiato, la persona con la 500 bianca era andata in casa? In quel periodo, in quei giorni? In quei giorni, perché proprio il giorno preciso... Esattamente no. Esattamente no. Relativamente a questa terza persona che la polizia in quel verbale disse essere Faggi Giovanni, lei è sicura di quello che mi ha già detto o vuole rivedere la foto? Cioè, è sicura di averli visti tutti e tre insieme? Sì. Non ho altre domande per il momento, grazie. Signori avvocati di parte civile, vi sono domande alla teste? Avvocato Pellegrini. Avvocato Pellegrini, sì. Soltanto una, se gli risulta, e se le risulta eventualmente in che modo, che Vanni e Facciani facevano con la Sperduto Malatesta l'amore anche in tre. Questo non lo so. Con lei? Con la Malatesta. La Sperduto Malatesta. Ah, no, credo che fossero... come faceva? C'era che domanda se le risulta. La signora ha detto che quello che avveniva poi non lo sapeva. Avvocato Bevacqua, prego. Grazie. Senta signora, io non sono toscano e quindi non so dove è via Chiantigiana. In che zona è della Toscana? Che zona è della Toscana? Sì. La San Casciano. San Casciano. Oh, dunque, lei ha detto che... stava a San Casciano in questa via Chiantigiana numero 10 fino a quando non si è sposata, cioè fino al 69. Sì. Lo ricorda questo con sì. Ecco. E poi ha detto nel suo verbale che ha reso a chi l'ha reso? Ai carabinieri, alla polizia. A chi l'ha reso, signora? Il mio verbale? Sì, quando è stata chiamata lei, da chi è stato? Io da chi è stata chiamata? Io sono stata chiamata a Tavarnelle e a Firenze. Dai carabinieri e dalla polizia o dall'uno o dall'altro? Io chi erano? Io sono stata a Firenze laggiù, non so come si chiama, l'impretura, non so come si chiama. Procura. No. Procura. Ecco, senta, perché lei ha detto che aveva visto questa 500, va bene, che poi dice che era... guidata, condotta da un signore che lei aveva ritenuto di ravvisare nella persona del signor Facciani, anche nel 65, negli anni 65, lei ha detto. Eh? Beh, nel 65 stava ancora lì di casa. E quindi lei ha visto questa 500, giusto? Va bene? Oh. Nel 65 ha visto questa 500 bianca,
con queste persone, era la solita 500 bianche. Sì, leggiamo la parte del verbale dove c'è scritto. Io sto domandando questo, poi lo no, faccio a lei. Signora, tenga presente. No, che gli ha contestato nel 65. Tenga presente che nel 65 anni successivi. Dov'è la parte del verbale? L'avvocato può fare anche domande per metterla fuori strada. 83. Quindi dove lei c'è scritto che è nel 65, mi scrive. Allora glielo dico, signora, perché guarda. Perché ha il diritto di farlo. E quindi lei deve rispondere. Io glielo dico. Pure semplice verità, ma non si lasci suggestionare, no, però, perché questo è bene, vorrei sempre dirlo ai testi. Grazie. Dico alla per attenermi a quanto io ho visto personalmente, questo è lei che lo dice, e il pubblico ministero mi può confortare sul punto, l'epoca della frequentazione del Vanni Mario e del suo amico con la Fiat 500 bianca, io la colloco negli anni 65 e successivi. È vero, signora? Sì o no? Sì. Sì, oh. Allora, lei vedeva questa 500 dalle sue finestre, o no? Sì. Oh, perché poi dal 69, quando si è sposata, giusto? Sì. Lei si è allontanata da quel luogo ed è andata ad abitare a 2, 3, 4, non lo so, chilometri di distanza. Sì. È vero? Sì. Oh. Quindi lei non poteva vedere questa 500 da 2-3 chilometri di distanza, oppure no. La vedeva? No. Oh. No. Bene. Oh. Lei ha detto anche che il signor Vanni era spesso ubriaco. È vero? Sì. Oh. Lei è stata indicata come amica del signor Malatesta. Sì. È vero? Sì. Cioè era l'amica del signor Malatesta che poi si impiccò, per cui lei era evidentemente nemica della signora Sperduto. Sì. Oh. No, sì, non nemica, io non ero nemica, era la signora Sperduti che andava a dire che io andavo con suo marito, ma non era assolutamente vero. Comunque c'era questa diceria, che non era dell'untore, c'era la diceria, ma era la perché lei la diceriella ce l'aveva con tantissime persone. Ho capito. Lei era gelosa di tutto. Lei era gelosa di tutto? Sì. Oh. Senta signora, lei ha detto però che presso questa signora Sperduto, oltre la Fiat 500 bianca, oltre il signor Vanni che veniva in Vespa, qualche volta accompagnato dalla Fiat 500 bianca, comunque da colui che la conduceva, vi erano anche tante altre persone che frequentavano quella casa e quella zona. Sì, la casa e quando lei la sortiva per andare a fare la spesa, in qualsiasi posto l'andava. Oh, per quanto riguarda i litigi che lei ha ascoltato, ha sentito, è stata presente, non lo so, questi litigi in casa della signora Malatesta, va bene, ho sperduto che dir si voglia, erano sempre litigi che lei sentiva dalla sua finestra, dalla sua casa. Quindi questi litigi erano litigi che potevano datare massimo fino al 1969, o no? No, io laggiù ci sono ritornata per mia sfortuna tutti i giorni perché c'avevo il babbo infermo a letto e andavo a aiutare la mamma. Bene, grazie signore. Ecco, l'aveva già detto. Quando, il babbo quando è morto, signore? Nel 71. Nel 71. No, aspetta, nel 72. Nel 72, benissimo signore, grazie. E noi non c'eravamo ancora. Ah, grazie, buongiorno. Signora, mi scusi, onde capire meglio noi i tempi. Lei, dopo che andò via da quella casa, al di là del fatto che ci tornava per il suo babbo, sì, aveva qualche altro parente lì? C'aveva il fratello. Ecco. Il fratello e la cognata. Quindi lei ha continuato a frequentare quella casa? Sì. Fin quando? E finché loro sono stati laggiù di casa e... Cioè fino? Non me lo ricordo ora, fino a quando si sono spostati di casa. Senta, glielo ricordo io, l'aiuto io. Quando sì, morì il Malatesta, se non sbaglio, il marito della faccio signora... la domanda, signor pubblico ministero. La domanda è questa, quando morì il Malatesta... E la signora risponde. Mi faccio fare la domanda, no quando? Avvocato Bevacqua, per favore, la vedo molto elettrica, guardi che non c'è nessun motivo. Oh, grazie, perché da ieri che forse è abbastanza forse certe testimonianze rendono tutti noi più elettrici. Ha preso tutti un caffè, noi, tutti
molto noi eletti. Due, tre. Ne deve prendere uno solo. Basta. Bene, uno. Prego. I testi dicono speriamo la verità e chi di dovere giudicherà. Noi dobbiamo solo cercare. Facciamo menti ma solo domande. Era questa la domanda. Chiedo quando morì in Malatesta e qualcuno mi dice quando non è una domanda. Malatesta? Quando morì in Malatesta, signore? L'anno? Sì, grosso modo. Io l'anno non me lo ricordo. Lei lo sa? Sì, nell'80. Può essere. Anni 80. Io le chiedo solo questo, quando morì il Malatesta, lei ebbe modo, era ancora il periodo in cui, per le ragioni che ci ha detto, andava in quella casa? C'avevo sempre il fratello laggiù e la mamma. Quindi, fino a quel periodo lì, lei quella casa la frequentava? Non tutti i giorni però. No, giustamente, ogni 15 giorni, dopo ogni 8 giorni, quando avevo la possibilità di tornare a vedere la mamma. Non ho altre domande. Non più così assiduamente come No, assolutamente, da quando papà. Morì babbo io laggiù ci ritornavo. Quindi una frequentazione familiare. Familiare. Va bene. Signori, avete altre domande per la teste? No? Grazie, può andare signora. Buongiorno. Buongiorno. Può tornare anche a me. Chi abbiamo, signor Pubblico Ministero? Ieri no, sicuro. Chi abbiamo? Chi c'è? Dei numerosi testi di stamani abbiamo qualche difficoltà, ora vediamo se pian piano arrivano. Qualche certificato medico non ce l'ho. Questo signore è il test. Rolando. Prego, si accomodi. Si accomodi, prego. Ecco, sieda pure. Lei è il signor? Il suo nome, per favore? Castrucci Rolando. Castrucci. Castrucci Rolando. Vuol dare le sue generalità per cortesia? Come si chiama e dove è nato? In che data, dove risiede? Chi sente poco, hai. Sono sordo, sento poco io. Certo. Dove è nato, signor Castrucci? A Firenze. In che data? Il 21 d'agosto 1922. 21 o 22 agosto? 21 d'agosto. 21 agosto 1922. Residente dove? A Monte Fridolfi Valdipesa, comune di San Casciano. A Monte Firidolfi, basta così. Vuol leggere? Ci legge bene? Ecco, la vuol leggere ad alta voce? Basta, posso anche leggere. Sì, legga. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Ecco, bene, grazie. Senta, signor Castrucci, adesso vuole rispondere alle domande del pubblico ministero? Magari vuole voltarsi verso di lui per capire meglio? Ecco, mettiamogli il microfono. Ecco, magari cerchiamo di alzare la voce. Va bene. Signor Castrucci, lei ha detto abita ora a Monte Firidolfi. Abita a Monte Firidolfi. Ha sì. Sempre abitato lì o solo da un certo periodo? Sempre lì. Sempre abitato a Monte Firidolfi. Che mestiere faceva, se ora è in pensione, o che mestiere fa ora? Quale è stato il suo lavoro o quale è?
ero titolare di un'impresa di costruzioni, cioè avevo un'impresa di costruzioni. A Montefiridorfo? A Montefiridorfo. Ha conosciuto Pacciani Pietro lei? Sì, l'ho conosciuto perché ho restaurato la casa su ordine di Marchese Rosselli, ho restaurato la casa dove abitava lui. Ha mai visto se Pacciani dipingeva? Sì. Le è rimasto impresso? O cosa dipingeva? No, questo non lo so. Allora, quando ha visto che dipingeva, cosa dipingeva? Perché se l'ha visto... Sì. Faceva quadri, dipingeva sui muri, faceva quaderni. No, l'ho visto... Ho visto dei quadri. Che faceva lui? E li faceva lui personalmente? Lei l'ha visto o gli ha detto sono quadri miei? Ah, questo non lo so. Lei come mai ha il ricordo che lui dipingesse? Gliel'ha detto Pacciani? E sì. Ha visto dei quadri? Che vuole? Le sue cose successe più di 20 anni fa e sì. Come si fa a ricordare? Ha ragione. Certo. Vediamo in altro modo. Io le ho fatto la domanda, sa se Pacciani dipingeva? Lei mi ha detto di sì. Sì. E ha visto dei quadri. Sì. È stato Pacciani che le ha detto questi quadri li ho fatti io? Senz'altro è stato lui. Io penso di sì. Lei non l'ha mai visto dipingere? Non me lo ricordo. Ha mai visto se in casa aveva attrezzatura per dipingere? Pennelli, colori, matite. Cavalletto, che so. Non se lo ricordo. Come si fa a ricordare? Certo. Mi scusi, erano... Di tutti i detti particolari. Ha ragione, possibile. Ha perfettamente ragione. A lei è rimasto impresso di aver visto dei quadri? Sì, quelli sì. Erano quadri di paesaggi o di persone? O raffiguranti persone? No, persone no, mi sembra di no. Erano paesaggi? Sì. Erano a colori o in bianco e nero? A colori, mi sembra. Erano in casa attaccati alle pareti o erano da qualche parte? Sì, alle pareti, sì. C'era qualche quadro che raffigurava paesaggi toscani, Monte Firidolfi, ad esempio? No. Non lo ricorda. No, erano... non mi ricordo di certi particolari. Erano numerosi... I quadri o era un solo quadro in tutta la casa? Non lo ricordo. Passiamo a un altro argomento. Pacciani le ha mai mostrato una pistola? Sì, nell'essere a lavorare, e questo che mi sono sempre ricordato, nell'essere a lavorare lì quando mi fece vedere una pistola. Si ricorda? Può collocare nel tempo questa volta in cui le mostrò la pistola? Dice, quando c'era a lavorare e a restaurare la casa. Allora proviamo con i suoi ricordi a vedere quando fu questo restauro della casa, in che anni o in che anno fu. Non ci riesce. Non c'è più nemmeno le fatture. Con il suo ricordo, in che epoca il proprietario... Rosselli del Turco fece restaurare questa casa. Lei cosa faceva? Aveva l'impresa da solo? Aveva degli operai? Ce l'avevo insieme con un altro. La ditta era Castruccio e Lotti. Ecco. Era tanto tempo che il Pacciani abitava in quella casa o era appena arrivato? Non lo so. Non lo so questo. Non lo so. Vediamo di ricostruirlo poi in altro modo. Le mostrò questa pistola, lui era in casa? Sì. Quindi la pistola l'aveva in casa? No, quando l'aveva in casa, l'aveva in mano o quando me la fece vedere? L'aveva in mano. Così. Di questa pistola lei ricorda qualcosa o no? No. Era una pistola molto piccola o molto grande? No, era piuttosto piccola. Era chiara o brunita, oscura? Non posso dire. Io non le voglio fare come l'era. Non voglio lo posso vedere dire se lei si ricorda. Non era... me lo ricordo.
Non lo ricorda. Non me lo posso ricordare di certe cose. Giustamente. Sì, ma... giustamente. Nessuno le dice nulla. Nessuno pretende... 72 anni. Nessuno pretende, no, certo, signor Castrucci, che lei lo ricordi. Stia tranquillo, cerchiamo solo di vedere... Ma non posso dire una cosa per un'altra. Come mai... ma nessuno ma lo lei vuole. Non la deve dire una cosa per un'altra, signor Castrucci. Lei deve dire quello che ricorda, se lo ricorda. Allora proviamo in un altro modo. L'ho detto. Se mi permetta ancora un attimo. Come mai il Pacciani nel discorso le mostrò la pistola? Parlavate di qualcosa? Cioè, cosa, lui, lei stava restaurando la casa, lui arriva e dice, guarda, c'ho una pistola. Oppure era un discorso che in qualche modo poteva... La domanda, signor pubblico ministero. Come mai... l'ho fatta prima. Come in mai... in quale occasione? Mostrò... come mai le mostrò questa pistola? Nel, c'era un discorso tra di voi? Non so... non ce l'ho la parola giusta per rispondere a questo fatto. Io stavate parlando di caccia, non lo so, di... La domanda, signor pubblico ministero. Stavate parlando di caccia. No, è una domanda. E questa presuppone la risposta. Stavate parlando di armi. Di che cosa stavate parlando? Questa è la domanda giusta. Di che cosa stavate parlando? Scusi, Prego. Di lavoro. Di lavoro. Di lavoro, sì. E quindi in pratica il motivo, cioè il motivo, lo spunto... No, può darsi... che questa pistola, non so, l'abbia avuta in una camera in dove c'era da lavorare, ecco. E nel levare la mobilia che c'era, la roba che c'era, le è uscito fuori anche la pistola, anche capisco, questa pistola. Capisco. Può essere quello, non so. Ecco, quindi è un'ipotesi sua, però. Le altre cose no, non me la in realtà non è chiaro, questa potrebbe essere un'ipotesi. Quindi no. Non lo ricorda, va bene. Lei ha mai visto, a parte quella volta, pistola in vita sua? A parte la volta in cui gliela mostrò Pacciani, forse nei modi che lei ora ci ha descritto, ha mai visto in vita sua altre pistole? O era la prima volta che vedeva una pistola? Le pistole le avevo viste, poverini. In guerra. E sono ferito anche... ho fatto il partigiano con il presidente Pertini, sono allora. Ferito, c'ho ancora una pallottola addosso. Ha visto, allora è la persona adatta, le pistole le conosce. È la persona adatta per vedere, di capire che pistola era. No. Lei ha detto era no. No, non è la persona adatta, no, perché no, forse, no, no. Perché no, forse no, la vide poco. Non me ne intendo per niente. Non se ne intende. Se era una pistola a tamburo, lei sa cos'è una pistola a tamburo? E anche questo non me lo ricordo. Però ha fatto questa ipotesi alla polizia. Lei ha detto forse era una pistola a tamburo. Scusi, signor pubblico no, ministero, faccia la domanda per cortesia. La domanda era una pistola a tamburo. Era una no, pistola a tamburo. Non se lo ricordo. Io le dico, vai. È vero che alla polizia ha fatto questa ipotesi, che fosse una pistola a tamburo? Può darsi l'abbia detto anche in quella maniera. Ora e non se lo ricorda. Gli è più di un anno o di certo. Non ho altre domande, grazie. Signori avvocati, nessuna? Allora, avvocato Bevacqua, l'avvocato vuol farle qualche domanda anche lui. Ma più che farle domande, io mi permetto di rileggere quello che lei disse. Ma per... non lo so, ha finito. Faccio le domande. Se no lo leggo io. Infatti lo leggo io. E dunque, lei come fu chiamato, da chi fu chiamato e perché fu chiamato? Dove? Non lo so, me lo dica lei dove. Cioè da per dai, questa vicenda, per questa vicenda. Chiamato da chi? Chiamato? Carabinieri, polizia, vuol dire l'avvocato, per deporre, per testimoniare, per raccontare quello che sapeva. Sono andato sì dai carabinieri, ma mi ci hanno portato da quella polizia, dai carabinieri. Ecco, il primo contatto che lei ha avuto con loro è stato di sua iniziativa oppure di iniziativa dei carabinieri? Cioè è andato lei da loro o sono venuti loro da, loro da lei? Loro, gli uomini? No, non sono venuti loro da me. Mi dica, che cosa le hanno detto? Mi hanno fatto montare su una macchina e mi hanno portato in giro. In giro? Sì, in giro. Beh. E hanno detto un sacco di barzellette. Ah, sentiamo. Sì, perché le inventavano di tutte per sapere qualcosa da me, uno sa che vogliono dirti, voglio dire,
ma che cosa allora aveva? Vediamo un po' di queste e dopo se mandare cosa le avevo raccontato, ce le racconti anche a noi così stiamo allegri. Cosa le raccontavano? E dopo siamo andati dai... No, mi dica una barzelletta di queste, via, ci racconti un po' di queste. Il Presidente vuole sapere le barzellette, quello che le hanno raccontato. Cioè, cosa... Barzellette, l'ho detto, barzellette per modo di dire, va sono bene. Cose così. Se la ricorda qualcosa di queste così, mentre giravate, eh? Cosa le raccontava? Cosa le diceva? E lei questo se lo ricorderà. Provi a voleva sapere l'amicizia che ci poteva essere fra me e questo signor Pacciani, mi spieghi che voglio dire, ho avuto l'occasione di conoscerlo perché gli ho restaurato la casa per ordine di Marchese Rosselli in dove abitavano, poi non ci ho avuto più contatti con lui, sicché... E le hanno domandato tante altre cose probabilmente, o no? Le hanno domandato tante altre cose di lui? Che tipo era, che carattere aveva, se era focoso, le hanno domandato tutte queste cose, volevano sapere da lei qualcosa di preciso, o no? Io prima di tutto non capisco, non le capisco tutte quelle mie. Bisogna lei... Cioè, ma non posso toccare perché mi hanno vietato di non toccare, no, bisogna, avvocato, se no mi piglio la scossa. Non vada me... troppo veloce nelle domande, perché non senta, riesce... A... Ecco, allora se, guardi me, se lo guardi, oh. Sì. Lei quando è entrato in questa macchina, il primo approccio, sa cosa significa l'approccio? Quando sono entrato dice, venga signor Castrucci in macchina, la dobbiamo portare. Lei ha avuto un po' paura o no? Mi hanno detto polizia criminale, mi hanno fatto vedere i documenti e dovevo polizia andare con loro. Vabbè, polizia sì. Criminale. Criminale. Forse hanno detto criminal polls, si fa prima. No, no, per evitare magari. Quindi allora le hanno fatto vedere il tesserino che c'era scritto criminal. Quindi erano persone in borghese. Quindi si sono qualificate per fortuna. Sì, certo. Ecco, no, così erano in borghese. Erano in borghese. Erano in borghese. Sì, erano in borghese, sì. E la macchina era una macchina cosiddetta civetta, insomma, una macchina in borghese anche questa, sì, una macchina civile. Sì. Civile. Le macchine non sono in borghese, ci sono anche quelle in divisa. Beh. Senti, e allora che fa? Che fare? Ci racconti un pochino, perché un pochino non l'hanno intimorito, vedi? Sono andati. No, non scusa, ma no, no, spero, la, mi lasci parlare. Mi lasci fare. Per favore, il, perché sennò già il mio lavoro con modestia. Già qui ci sono problemi di udito, figuratevi se vorrà. Allora. Senta, lei va, entra in questa macchina e, boh, e lei gli domanda, ma cosa volete da me? O non glielo domanda? Lei glielo domanda a loro cosa vogliono? Naturale. E loro allora, cosa gli dicono? Io penso che glielo domandavo. E poi dopo una mezz'ora mi portarono da Ravigliani. Oh, in questa mezz'ora cosa avete detto? Cosa vi siete detti? Cosa avete fatto? In questa mezz'ora, perché lei mezz'ora gira, capisce? O no? Che si è fatta? Nulla. Siamo andati a finire a Sacasciano da Ravinieri. Dopo? Sì. Quindi avete girato mezz'ora da casa sua per andare dai Carabinieri. Sì. Da casa sua ai Carabinieri quanto c'è in di strada? No, ma non è il fatto di essere, ci sono 8 chilometri. Sì che... Quanto? 8 chilometri, no? Da Montefridolfi a Sacasciano. E quindi in quanto ci si arriva normalmente? In quanto tempo ci si arriva normalmente? 10 minuti, invece ci siete stati mezz'ora, o no? Ci siete stati mezz'ora. Quindi dice andavate molto piano. Eh? In questa mezz'ora che cosa avete fatto? Perché se ci voleva 10 minuti per andare dai Carabinieri, perché ci avete messo mezz'ora? Non me lo ricordo, perché erano tutte frasi diverse dal vero contenuto, insomma, ecco, per parte mia. Ecco, quali erano queste frasi diverse dal vero contenuto? Ecco, cioè, provi un pochino a ricordare qualche cosa. No. Non vuole oppure non se lo ricorda? No. Non me lo ricordo. Non se lo ricordo, diciamo non se lo ricordo. Ma insomma, cercavano di farle dire qualche cosa... Sì, cose che le... Che non conoscevo, insomma, ecco.
su cui lei non sapeva nulla. No. E loro insistevano che lei le conoscesse oppure no? Volevano che lei, insomma, gli dicesse... Se no, ci si mette a mezz'ora. Eh? Se no, non, se no, non ci si metteva a mezz'ora. Grazie. Oh, allora andiamo avanti con la sua deposizione. Dunque, lei viene interrogato, evidentemente viene portato alla stazione di San Casciano, va bene? Da questi signori con i quali avete parlato di barzellette per mezz'ora. E viene interrogato e lei fa questa dichiarazione. Voglio sapere se lei la conferma. Ricordo anche che io e Pacciani l'ho rivisto alcuni anni dopo in Mercatale, in Piazza del Popolo, poiché mi trovavo lì per effettuare dei lavori in una casa ubicata vicino alla sua abitazione. Nella circostanza ricordo che egli ebbe modo di mostrarmi una pistola. Non so ricordare se mi chiamò nel suo garage, se mi fece salire in casa o nell'occasione, se no, né quale fosse l'occasione, che qua non capisco bene. Ricordo però di questa pistola, né posso dire da dove egli la prese, dove la ripose, né se c'erano familiari o altre persone presenti. Questo l'ha detto lei. Quindi io non capisco, è caduta dall'aria questa pistola, perché lei non vede né dove l'ha presa, né dove la ripose, né se c'erano familiari. Tant'è che, glielo dico, mi rendo conto di suscitare delle perplessità alle stesse persone con le quali lei aveva parlato prima di barzellette. Mi rendo conto di suscitare delle perplessità col mio racconto, ma io non ricordo di essere entrato in particolari discorsi con il Pacciani Pietro, tipo la caccia, le ferie, le frecce, il cibo o altro. Qua non capisco bene. Poi le mostrano delle pistole, giusto? Se lo ricorda lei? Sì. Quante gliene mostrano di pistole? 4-5. Ecco, innanzitutto lei mi conferma questa circostanza che le ho detto prima io, che le ho letto? Io confermo quello che ho già firmato. Oh, vabbè. Cioè che lei non sa né da dove è venuta. A un certo punto lei vede Pacciani con una pistola in mano. Guarda che c'ho la pistola. O no? Sì o no? Vabbè, avvocato. Cioè, dice, a un certo punto lei ha visto il Pacciani che aveva questa pistola in mano. È vero o no? Sì. Sì. E da dove l'ha presa questa pistola? Da dove l'ha presa la pistola? Ma che ne so da dove l'ha presa? Dove l'ha messa la pistola? Che ne so io? Mi sembrava averlo già detto prima. Ma l'avvocato glielo vuole richiedere, ha capito? Ognuno fa il suo gioco. Indo la teneva, non lo so, mia io, se la tenevo questo, a casa, se la teneva. Questo credo che non sia purtroppo un gioco, purtroppo credo che non sia un è gioco. È un gioco processuale. È un gioco un po' alterato, Presidente, mi chiedo scusa. Alterato. È un'alterazione. Cioè, dal caldo, forse. Presidente, dal siamo caldo. D'accordo. Forse dal caldo. Un po' alterato. Nei presupposti. Allora, avanti. Allora, mi scusi, a lei le sono state fatte vedere delle pistole, varie pistole, sì, giusto? Sì. Oh. Però le hanno fatto vedere, glielo dico subito, una Beretta calibro 7,65, una Bernardelli calibro 22. Lei è stato ferito, perlomeno i proiettili li conosce, no? Un revolver calibro 38. Marca Astra con guanciale in legno di colore marrone, nonché una pistola Beretta calibro 22 LR. Il Castrucci ha indicato che le dimensioni della pistola potevano essere, si ricorda qua, ne disse una lei. Cosa disse? Ne indicò una. Sì, come colore. Come colore? Mi sembra come colore più chiara. Senta, non però so, non le hanno. Io non lo so perché non ho quel verbale in mano. E poi lo diamo, Presidente. Sì, lo diamo se c'è contestazione, se no lo diamo. Come? Lei si ricorda che cosa le fecero vedere? Gliela fecero vedere una scacciacani fra queste? Non gliela fecero vedere? No, non capisco. Se tra le pistole che le fecero vedere ve n'era una scacciacani, di quelle a salve. Ah, non lo so, perché scacciacani la poteva essere anche ella. Che le mostrarono. Lei non sarebbe stato in grado di distinguere. No.
non mi hanno fatto vedere nulla. Le fecero vedere, lei... c'era la carica, insomma, i proiettili, nulla. Lei disse che forse poteva assomigliare alla pistola Astra. Si ricorda nulla? No. Non so. Poi invece al pubblico ministero dice, ma forse era una pistola a tamburo. Se lo ricorda questo? La pistola a tamburo non mi sembra di averla vista. Di averla vista, però lei al pubblico ministero ha detto che era una pistola a tamburo. Insomma, io volevo sapere se lei veramente sta pistola l'ha vista o non l'ha vista. Non mi interessa più, grazie. No, lasciamolo rispondere. No, allora glielo... Non mi interessa più la domanda né la risposta. E a me sì. Allora glielo faccio a lei. Le vorrei far ricordare soltanto. Lei una pistola ci ha detto l'ha vista, è vero o no? La pistola, una pistola, l'ha vista, sì o no? Sì. Beh, non ho altre domande, grazie. Senta, e sempre per restare su questo, in questo campo, mica gliela fece anche prendere in mano il Pacciani? Pacciani, questa pistola, mica gliela fece anche prendere in mano? No, se, no. Lei la vide e basta. No. Nessun'altra domanda? Nessuna, grazie. Questa... A proposito di pistole, sarebbe in grado di riconoscerla adesso, quella pistola che vide, se gli fossero mostrate? Io no di certo. No di certo. Può andare, signor Castrucci, può andare. Può andare via, può tornare a casa. Grazie. Stia attento a non cascare lì. Grazie, arrivederci. Alle barzellette, stia attento. Dove racconto le barzellette, ti sarà molto attento. Ecco, allora un altro test, si accomodi, prego. Firenze, 23 aprile 1928, residente? A Firenze, via Cosimo Rosselli, 38. Via Cosimo Rosselli, 38. Vogliamo fargli leggere quella formula per cortesia? Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Bene, buongiorno. Risponda prego alle domande del pubblico ministero. Signor Lasagni, lei ha detto abita a Firenze, se non ho capito sì. Male. Ma ha mai abitato o ha avuto casa in campagna? Sì. Dove, signor Lasagni? Allora, in località Sant'Anna, prima di entrare a Mercatale e poi in fondo... chiamato Tersona, di proprietà del ora ve lo dirò, mi viene in mente. Vabbè, le rinfreschiamo poi. Rosselli del Turco. Rosselli del Turco. In che epoca lo ricorda? Sì, più o meno nell'80 a Sant'Anna sopra. Poi lasciamo la casa lì, andammo giù in Tersona, sarà stato l'81 e siamo stati fino all'83, alla fine dell'83. Era una casa dove lei andava, quindi una seconda casa? Sì, andavamo soltanto la domenica, solo la domenica. Con la famiglia, 10, con gli amici? Con gli amici, brava, sì. Quindi andavate solo la domenica? O... Sì. Solo la domenica. Solo la domenica. Solo la domenica, verso le 6:30, le 7, a seconda delle giornate poi. Si faceva più tardi, si tornava a casa. Quando si poteva andare, soltanto... Mentre d'estate tornavate via a buio, più tardi. Sì, più o meno, a buio mai, perché fino alle 9 era sempre giorno, alle 9 si veniva al via, massimo insomma. Alle 9 sì, e mezzo, insomma, sì, di sì, d'estate. Sì, sì. Senta una cosa, in queste sue visite a questa casa ha conosciuto il Pacciani? Sì. Come mai? Stava di fronte di casa. Ecco, stava di fronte. Anche a non volere. Ho parlato molte volte con lui. Così, insomma. Con i familiari, le figlie, la moglie. Ma con le mogli e la figlia abbiamo parlato poco. Come mai? Non uscivano quasi mai. Nemmeno la domenica quando voi andavate quando, lì? Era molto difficile riuscissero. Anzi, un paio di volte siamo riusciti a chiamarle, a portarle dove si mangiava sul prato qualche biscotto o qualche cosa, però dopo un pochino andavamo via. No, come mai questo atteggiamento gliel'avete chiesto?
abbiamo chiesto, sì. E loro cosa vi hanno risposto? Se, si capiva che avevano paura, non so perché forse... Paura di voi? No, di noi no. Ah, paura di chi allora? Chi c'era? Penso del signor Quacciani. Ma era presente? No. Ah, avevano paura anche se lui non c'era? Avevano paura di uscire. Di uscire? Almeno quello che... Che avete capito voi? Capito. E il Pacciani lo vedevate uscire? Sì, ci ha parlato tante volte, più o meno. E lo vedevate tornare? No, quello difficilmente, ora sa, a parte... Cioè, quando andavate via voi la sera, normalmente lui non era ancora rientrato, è questo? No, sì, questo sì, più o meno così, però a volte, non potrei giurare che l'abbiamo visto anche di giorno... Cioè, in parole povere, queste donne erano impaurite, anche se lui non c'era. Sì, io almeno personalmente penso che le fossero impaurite perché non dovevano uscire di casa, perché sennò non era possibile. Perché forse lui a volte l'avete visto tornare all'improvviso, non lo so. No. Erano impaurite indipendentemente dalla sua presenza. Che lui non volesse che stassero fuori e vedessero persone. Poi, naturalmente... Il motivo lei non lo sa. E in queste domeniche, quando voi andavate via, normalmente lui non era rientrato? No. D'estate era fino, insomma, allora, lei ha detto le 9, un'ora, finché non faceva buio. Finché non faceva buio, a volte era il vostro modo A volte siamo andati via prima. Ma, raramente l'avete visto rientrare? Sì. Senta una cosa, fra le persone che erano con lei, cosa c'era? Sua moglie, degli amici? Sì. E la signora Ceccarelli Miranda chi è? La signora Ceccarelli Miranda è vedova del signor Amichini, che era un cliente. Era una vostra conoscente? Sì, un'amica proprio. Senta una cosa, a lei il Pacciani ha mai offerto animali da imbalsamare o imbalsamare? Domandiamolo a lei, Presidente. No, a lei signor Lasagni. Sì. No, a me no, personalmente no, ma non credo che... Mi sembra una volta questa signora Miranda... Lo domandiamo alla persona. No, un attimo, io lo domando, le sembra che la signora Miranda, quindi Ceccarelli... Sì, perché... Che la signora avesse una donnola, non sono sicuro se è questo animale, e che sembra che il signor Pacciani le abbia detto, se vuole gliela imbalsamo. Tutto. Poi non è lei che non lo di tanto, purtroppo io ho avuto 10 anni terribili e ho perso anche un po' la memoria. Comunque ci sono delle testimonianze fatte, mi sembra un paio. Sì, ma io volevo sentirlo da lei quello che ricordo. Non ho altre domande, grazie. Signori avvocati parte civile, nessuna domanda, prego i difensori. Nessuna domanda. Bene, può andare, grazie, buongiorno. Buongiorno. Introduciamo un altro test. Presidente, qui è una situazione un po' anomala. Fra malati e fra persone che non sono venute ci sono dei problemi. Comunque chiedo di introdurre il test Vanni Mario. Vanni Mario. Nel frattempo magari pubblico ministero, siccome il Vanni non sarà molto breve. È quello penso. Che abbiamo tentato di fare, di ricercare perché alcuni testi non sono venuti. Sta a prendere un caffè? No. Sarebbe il quarto per lei, le fa male. Per calmare, il caffè calmo. Signor Vanni, si accomodi, prego. Ecco, si è da lì. Sieda pure, guardi, si attenta a non cascare, per carità. Ecco, guardi, si volti verso di me. Verso benissimo, verso. Molto bene. Ecco. Allora, vuol dare sua generalità, Vanni Mario, nato a? A San Casciano Val di Fesa. San Casciano Val di Fesa. 23 dicembre di 27. 3 dicembre 1927. Dove risiede, signor? Come? Dove risiede? Borgo Sarchiani, San Casciano Val di Fesa. Vuole leggere quella formula lì per cortesia? Sì, consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza.
Benissimo, ascolti signor Vanni. Sì. Il pubblico ministero deve farle delle domande e poi dopo gli avvocati. Risponda, prego. Sì. Ci sente bene, vero? Sì. Sentite, sì. Sì. Benissimo. Prego. Signor Vanni, che lavoro fa lei? Io sono stato a fare delle merende con i pacciani, no? No, scusi, un attimo. Allora, non ho capito. Vedo che qualcuno le ha già detto cosa deve dire. Guardi, lei comincia male. Sa perché? Lei comincia male perché sembra che venga a recitarci una lezioncina e si è imparato prima. Lei deve solo rispondere alle domande, a quello che le viene chiesto. Non ci deve raccontare alcunché. Risponda puramente, semplicemente a quello che il pubblico ministero prima e i difensori poi le chiederanno. Stia assolutamente tranquillo e qui nessuno la mangia, capito? Solo risponda. Sì. Allora, ricominciamo. Signor Vanni, qual è il suo lavoro? Che lavoro fa? Che lavoro fa? Che professione ha fatto? Ero portalettere. Dove? Antonio. A Montefiridolfi. Sì. In che anni? Quindi ora era... Ripeto per validazione, era in pensione. Nel 96. E in pensione era portalettere a Montefiridolfi. Sì. In che epoca? Io sono stato nel 96 e sono venuto via nell'87. E vuole un attimo far mente locale agli anni, cioè è venuto via nell'87 e ha iniziato, è stato una decina d'anni? Ci sono stato 22 anni. 22 anni. Quindi 87, nel 66 è stato? Sono venuto via, sì, nell'87. E ha iniziato negli anni 60-66, quindi? Sì, 66. Ecco. Per tutti questi anni lei ha fatto la zona come postino di Montefiridolfi. Montefiridolfi. E abitava a San Casciano? A San Casciano Valdifeso. Quindi lei, tutti i giorni, per il suo lavoro, andava da San Casciano... con la Vespa. Con la Vespa. Per 22 anni. Davvero? E nell'87 è andato in pensione. Non ho capito. È andato in pensione nel 1987. Sì, di giugno. Senta una cosa, signor Vanni. Lei ha conosciuto Pietro Pacciani? Sì, l'ho conosciuto. Quando e come? Siccome facevi il portalettere lì, ha capito, signor Giugno. Montefiridolfi? A Montefiridolfi io l'ho conosciuto così come conosco tutti i dirimpolti. Certo. Si ricorda in che periodo iniziò questa conoscenza? Che anni eravamo? Ma ora con precisione me ne rammento. Quando lui venne a abitare lì? Sì. Più o meno. Via Sant'Anna. In via Sant'Anna. Conobbe anche la famiglia? Sì. La moglie, le figlie? L'ho conosciuto così, sì. L'ha conosciuta così in che senso? Quando andava a portare la posta? Sì, quando andava a portare. Quando portava la posta la dava a lui o alla moglie? No, c'era la cassetta, la mettevo dentro. Quindi con la moglie lei ha mai avuto occasione di fermarsi a parlare? Non ci ho avuto nulla. L'ha mai vista? L'ho vista qualche volta. L'ha vista in casa? Le figlie? L'ho vista in casa, dalla finestra. Dalla finestra. Le figlie? Le figlie l'ho visto anche lei, in casa. Quindi lei è stato in casa? Sì. È mai entrato in casa di Pacciani? Sì, ci sono stato. Per amicizia o per il suo lavoro? Per il lavoro, portavo la posta. Quindi a volte aveva delle plichi da consegnare per cui era necessario entrare in casa. No. E c'era lui o c'era la moglie e le figlie? No, c'era le figlie e la moglie. Perché benissimo. Lui lavorava ai Rosselli, non c'era. E quindi era. Senta una cosa, e poi del Pacciani, oltre questo rapporto, diciamo, professionale, ha avuto anche un rapporto di amicizia? Siete diventati amici? Sì, a volte siamo andati a fare qualche merenda, così, vero, o a bere un caffè insieme. Poi io altre cose, signor giudice, non so. Vediamo un attimo se ha un po' di pazienza, perché lei l'ha raccontato talmente tante volte che insomma forse non è proprio così. Vediamo un secondo. Senta una cosa. Andare a fare qualche merenda col Pacciani, come nasce? Il Pacciani che le dice andiamo a...
Andiamo insieme o è stato lei a offrire? La domanda, signor pubblico ministro. È stato lei a offrire? È stato lui a dirmi si fa una merenda, facciamo una merenda, io. Era il pomeriggio insieme, poi altre perché volte. Lei lavorava la mattina, sì, e quindi le merende il pomeriggio. Sì, ma io lo vedevo la domenica, perché il giorno di lavoro gli era sempre a lavorare. Bene, la domenica o anche il sabato? La domenica o anche il sabato? No, parecchie volte la domenica. Qualche volta anche il sabato? Può darsi di certo. No, e le feste? Sabato. Sì. Cioè la domenica, qualche volta il sabato, anche e i giorni di festa. Sì. Capitava spesso di andare a fare queste merende o queste gite il giorno? Insomma, ogni tanto in quando siamo andati a fare quel quando in quando per lei, quando è? Cioè con che frequenza? Come? Lei dice di quando in quando. Cioè sì, lei passava la sempre. Come vi mettevate d'accordo? Se lei andava a portare la posta e lui non c'era... Come glielo dava l'appuntamento? Vi incontravate? Veniva lui a San Casciano a volte. Veniva lui a trovarla dove? A casa? E fissavate o quando veniva uscivate? No, quando veniva si andava a fare qualche merenda, sì. Cioè, le diceva, vuoi venire, si va a fare qualche merenda? Non fissavate di volta in volta? Quando capitava lui, lei andava? Sì, non si fissava mia, io. Veniva su a San Casciano. Dice, se andava a fare merenda, andiamo. A volte si beve un bicchiere di vino lì alla cantinetta a San Casciano. A volte andavate altrove? Siamo stati anche fuori. Dove fuori? Ricorda qualche posto? Siamo stati a Valigondoli. Poi? Siamo stati a San Donato in Poggio, una volta a una festa. A San Donato in Poggio? Sì. Dov'è San Donato in Poggio? Se gli è passato là a Tavarnelli. E andavate... In macchina, in autobus? No, in macchina si andava. Lei ha una macchina? No, ce l'aveva lui. Guidava lui? Guidava lui. Ricordo, non mi ha mandato. Lei non ha mai mandato la macchina. E che macchina aveva, lo ricordo? Ma una 500 allora, so. Di che colore? Di che colore? Chiara. E la guidava lui? La guidava lui. Aveva anche altre macchine, che lei sa, altri tipi di vetture? Mo, a quell'epoca lì no. Quando lei è mai stato con Pacciani su auto diverse dalla 500? Mo. Una Ford Fiesta, la ricorda? Sì, sì, ma l'aveva dopo. Lei è mai stato su quella macchina con Pacciani? Io sono stato una volta. Una volta solo? Una volta mi fai. Guidava sempre lui? Sì, io non la mando la macchina. Sì, sì, ho capito. C'era, qualche volta si univano amici diversi o andavate solo voi due? Noi due siamo andati. Mai nessun altro? Mo, una volta venne un certo Simonetti, ora gli è morto il maresciallo. E chi era questo maresciallo? Chi era questo certo Simonetti? Stava a Mercatale, ed era un maresciallo in pensione. Era amico... suo sì. Di Vanni o amico di Pacciani? È amico di Pacciani di molto. Quindi almeno. Di molto. Lei non lo conosceva? Sì, lo conoscevo un po' così. Allora Pacciani qualche volta veniva da lei con questo maresciallo o... Si trovava. Vi in trovava? Paese. Sì. In paese. A casa sua? No, anche lì alla cantinetta. Dove vi trovavate a bere? Sì. Il pomeriggio, la sera? A volte anche la sera? La sera, sì. La mattina no. Allora mi scusi, per lei cos'è la sera? Il pomeriggio o anche la sera, pomeriggio tardi o la sera dopo cena? No, di giorno. Sempre di giorno, non la mattina e il pomeriggio. Dopo desinare così a fare una merenda, poi io altre cose. Senta una cosa, signor Vanni. E qualche altra persona c'era? A volte. Che veniva con voi? No, io... Andavate in genere lei e Pacciani qualche volta, anzi se non ho capito male, una volta sola a far merenda è venuto anche questo maresciallo. Sì, invece a bere alla cantinetta a volte c'era anche questo maresciallo. Sì, sì, c'era anche lui. Vuole un attimo ripetermi perché non l'ho capito bene... Dove andavate a fare queste merende? Gliel'ho detto. Me lo ridice per favore.
Sì, glielo ridico. A Coso, a Valicondoli siamo stati e a San Donato un pocio. E quindi, poi anche lì alla cantinetta per un bicchiere di vino a San Casciano. Ma... Questi sono i luoghi dove andavate normalmente? Sì, io... Senta una cosa, accantoniamo questo argomento, ci ritorniamo fra un po'. Lei sa se il Pacciani andava a caccia? Ma io questo non lo so. Non lo so. Allora, lei non l'ha mai visto andare a caccia? No, io non l'ho mai visto. Ma lui gli ha mai raccontato che andava a caccia? Ma a me mi ha mai detto di stare a fare della caccia. È sicuro? Io le contesto che in data 19 luglio 90 lei ha detto il contrario. Come ho detto? Lei ha detto... Il Pacciani mi diceva che andava a caccia. E può darsi sia così, io... No, ora, scusi. Non me lo rammenta, capito? Allora, non lo rammenta, però quando lo disse se lo rammentava. Ha mai visto se aveva animali? Animali? Sì. Se aveva un cane. Lo adoprava, gli ha mai detto se lo adoprava per andare a caccia? Ma io no, io l'ho visto sempre legato lì alla casa, vicino. Lei ha mai posseduto... Io. Un vibromassaggiatore? Io sì, l'ho avuto. Sa se ne aveva uno anche Pacciani? Boh. Lei lo ha mai acquistato per Pacciani? Ma io non ho mai acquistato per Pacciani. Allora lei l'ha mai avuto di suo lui? Lui ne aveva uno di suo, ma non gliel'ha. Avuto di suo, io che devo dire? Si parla di vibratori, scusate. Sì, sì, ho capito. Perché ho vibromassaggiatore vibratore, forse si parla, volevo provare, volevo provare perché il test dice un'altra cosa ancora. Lo chiama in un altro modo, penso sia per il test lo stesso oggetto. Sa se, ricorda di aver mai acquistato un fallo di gomma per Pacciani, lei? Oh, no, mai. Lo ricorda o non lo ricorda? Ma io non credo. Io le contesto che lei ha detto, è vero che io avevo un fallo in gomma, così l'ha chiamato, che avevo ordinato tramite posta a seguito di inserzione che avevo letto su una rivista pornografica che avevo acquistato a San Casciano all'edicola di Via Roma. Voglio precisare che di falli di gomma ne ho richiesti due, in tempi diversi. Uno di questi l'ho dato a Pacciani. L'ha detto lei questo? Io non l'ho data ai Pacciani, io l'avevo per conto mio. Però lei ha dichiarato di averne dato uno a Pacciani e di averlo acquistato per lui. C'è qui questo verbale. Glielo contesto, chiedo poi l'utilizzazione. Lei ha anche aggiunto, io li ho richiesti prima del 1980, cioè l'ha localizzato anche nel tempo, come mai? Come? Non ho capito, scusa. Lei ha anche detto che questi due falli li ha comprati nel modo che le ho letto e ha aggiunto i falli richiesti alla rivista li ho chiesti prima del 1980. Evidentemente ha motivi di ritenere, di ricordare la data. Come mai ha detto così? L'ho richiesto per me io. Ma lei le ho detto ora che ha detto ne aveva chiesti due. Ma... E uno l'ha dato a Pacciani. Come mai ora non lo ricorda? Ma io non lo ricordo. Allora come mai alla polizia ha dichiarato questo? Cioè è così preciso, dice addirittura all'edicola di San Casciano ne ho chiesti, voglio precisare, ne ho chiesti due in due tempi, in tempi diversi, e uno di questi l'ho dato a Pacciani. Io non me lo ricordo, per me sì ce l'avevo. E cosa ne faceva, a cosa le serviva? A cosa le serviva? Mi serviva, che volta andavo da qualche donna, siccome avevo la moglie malata, se da lo figliava gliene dai, se no ti da uno. Allora. È mai venuto il Pacciani con lei,
come dice, da qualche donna. No, io insieme alle donne compaggiani non sono mai stato, lo può dire. Ce l'ha mai accompagnato? Eh? Ce l'ha mai... Pacciani ha mai accompagnato non lei? Non mai accompagnato. Lo vediamo tra un po', andiamo in ordine. Senta una cosa. Lei ha detto è stato a casa di Pacciani, a volte. Ha mai visto se Pacciani aveva un fucile? No, l'avrò anche visto. Cosa vuol dire l'avrò anche visto? No, l'avrò visto. Che fucile? L'avrà, quindi l'ha visto. Che fucile era? Ma non lo so, io non me ne capisco dei fucili. Lei sa com'è un fucile a due canne? Sa distinguere un fucile a doppietta da un altro? Quello a tre canne. È mai stato a caccia? Io mai, né a caccia. Ha mai visto una doppietta? Né a pesca io. Vabbè, lei andava, ce l'ha già spiegato. Io le vado ad andare a fare qualche merenda. Sì, abbiamo già capito, signor Vanni. E qualche bicchiere, via, insomma, sì, questo lo possiamo dire. Va bene. Merenda e bicchieri, qualche volta c'era quell'oggetto e faceva comodo. Senta una cosa, io invece volevo parlare di fucili in casa di Pacciani. Lei ne ha già parlato. Ha detto silenzio. Qualche volta l'avrò visto. Ora vorrei sapere da lei se ricorda che fucile era. No, io me lo rammento. Però lei alla polizia ha detto come se lo rammenta. Glielo leggo, glielo contesto che se lo rammenta. Io a volte andavo a casa del Pacciani all'inizio della conoscenza e verso il 1980 ho visto a casa del Pacciani un fucile a due canne tipo doppietta. Se lo ricorda di aver detto questo? Sì. Quindi era a due canne e una doppietta. Senta, signor Vanni. Sì. Lei conosce Sperduto Maria? Come? Conosce Sperduto Maria Malatesta? L'ho visto qualche volta io. È mai stato a casa di questa signora? Sono stato, ci faceva il portalettere. Ci faceva? Ci portavo la posta anche. Qualche teste e la signora in questione ci ha detto che facevate anche qualche altra cosa, oltre che... portare la posta, se lo ricorda? Sì, però io sono andato da me. Allora lo dica, non c'è problema. Lei è andato da solo da questa signora e aveva una relazione con questa signora? Relazione. Qualche incontro? Ci sono stato una volta o due poi. Ma forse la signora non ha detto una volta o due, comunque lei c'è stato. Lei dice di esserci andato da solo? Sì. È sicuro di non esserci mai andato col Pacciani? Non ci sono mai andato col Pacciani. Signora dice diversamente. Ma le bugiarda. Bene, allora come andava da questa signora lei? Eh? Come andava? Con quale mezzo di trasporto lei andava da questa signora? Con la Vespa. Andando dalla signora, ha mai incontrato, sia pure non con lei, il Pacciani? No, io non l'ho mai visto. Ha mai visto che c'era la 500 no, del Pacciani? No, io non l'ho mai visto, guardi, signor giudice. Benissimo. Vabbè. In che epoca andava da questa donna? A portare la posta? No, a fare le altre cose, signora. A portare il resto, insomma. E andavo là nel 70-72, mi rammento preciso. La signora Malatesta le ha mai detto che da lei andava anche il Pacciani? No, a me non me l'ha mai detto. Mai detto a lei. Il Pacciani le ha mai detto che anche lui andava dalla Malatesta? L'ha detto qualche volta. Oh, ha visto, vede come pian pianino lei fra una merenda e l'altra come riesce a ricordarsi tante cose. Senta una cosa, vediamo che ora ha un po' più di ricordi. Ritorniamo ancora a quel locale, la cantinetta di San Casciano, dove c'erano varie persone a bere. Lei per ora ci ha detto, c'era Pacciani, c'era lei, a volte c'era il maresciallo Simonetti. Sì, corretto maresciallo. Io le chiedo, insieme a Pacciani, ha visto altre persone, oltre quelle che ci ha detto, a bere, che lei conosce o che lei ha riconosciuto in fotografia? Sì, qualcuno di paese.
Anche non di paese o solo di paese? Io li ho visti di paese. Lei ha mai visto col Pacciani alla cantinetta un signore che ha come nome Faggi Giovanni? Oh, no. Ha mai visto alla cantinetta un signore che ha riconosciuto in fotografia mostratele dalla polizia? E la polizia le ha detto, questo signore che lei riconosce in foto si chiama Faggi? Ma no, questo non lo conosco. Io conosco il maresciallo e basta. Poi dopo... Le contesto che lei ha detto in data 10 luglio 91. Talvolta ho visto nel locale la cantinetta di San Casciano, insieme a Pacciani Pietro, un uomo di cui ho visto alcune foto che voi mi avete mostrato oggi, sì, che mi dite chiamarsi Faggi Giovanni. Lei riconosce di aver detto questo alla polizia? Mo. Cosa mo? Io non lo so. Io no, non lo conosco. Non lo conosce. Ma senta un po', Vanni, ti può sentire. Ma i portalette normalmente conoscono tutti, vita, morte e miracoli, perché sì, girano per il territorio. Ora, lei ci vuol fare che non conosce, non sa, non si ricorda. Io lei mi sembra molto più sveglio di quanto intende far credere, quindi faccia mente locale contesto e dica quello che sa. Tante cose non ce le dice, signor Presidente, noi ci proviamo, ma sappiamo già che non ce le dice. Proviamo solo a contestargli quello che ha già detto. Questa persona che in fotografia le viene mostrata e le dicono che si chiama Faggi, lei aggiunge, io non la conosco, l'ho vista insieme a Pacciani a bere con lui. Credo di aver visto questo personaggio prima della morte del Malatesta. Cosa voglia dire? Non lo so. Lei dice l'ho visto, ora so, dice la polizia, che si chiama Faggi, era a bere con lui a San Casciano e le sembra di collocare questa persona in epoca addirittura così lontana. Senta una cosa, se lo ricorda ora? Lei conosceva il marito della Malatesta? Malatesta Renato? Sì, ma io quando portavo la posta c'era lei. Lui l'ha mai visto in vita sua? Ma. Cosa vuol dire ma? Ma non è una risposta, signor Vanni. Io non ci avevo confidenza. No, scusi, io le ho chiesto se l'ha mai visto, non le ho chiesto se aveva confidenza. Sì, l'ho visto. L'ha visto? L'ho visto. La Malatesta gli ha mai raccontato se questo marito era geloso o meno? Ma a me la mamma lei si è mai posto il problema che esisteva questo marito quando aveva i rapporti con la Malatesta? A me non mi ha mai detto nulla, Renato, niente. Signor giudice. Sa se è morto il Malatesta? Sì. Come è morto? Ma dice si impiccò, credo so. Lei ha mai avuto discussioni con il Malatesta? No, no, davvero, mai. Lei sa se il Pacciani ha mai avuto discussioni col Malatesta? Ma io questa cosa io non la so. No, lei quando apre le braccia dimostra di fare una distinzione. Questa cosa non la sa, cosa vuol dire? Prima all'altra risposta mi ha detto no. Su questa dice io... Mi spieghi, la domanda gliela rifaccio e lei deve dire la verità. Sa se Pacciani ha mai avuto discussioni con il Malatesta? No. Non lo sa? No, non lo so. Benissimo, lo vediamo. No. Senta una cosa. Lei ha detto che andava in genere con Pacciani con la 500 e una volta è stato con la Ford Fiesta. È così? Come? Non ho capito. Lei ha detto che normalmente andavate con Pacciani per queste merende o sì, quel che era con la 500 e guidava lui. Guidava bene lui o era uno che non sapeva guidare bene? No, guidava bene. Era un buon guidatore? Guidava bene. Le richiedo, con la Ford Fiesta è stata una volta sola o l'una, la 500, a volte nella 500, a volte nella Ford Fiesta? No, ci sono stati anche altre volte. Ma allora perché prima mi ha detto una volta sola con la Ford Fiesta? Io infatti le contesto che lei non solo dice che era un buon guidatore,
ma che vi spostavate a bordo della 500 di color bianco o della sua Ford Fiesta. Quindi per lei le macchine andavate o con l'una o con l'altra, perché no, prima mi ha detto che la con la Ford Fiesta ci è andato una volta sola con la macchina grossa, quella... Io le contesto, gliel'ho contestato ora, che lei ha detto ci spostavamo a bordo, io mi spostavo a bordo della Fiat 500 del Pacciani di color bianco, oppure della sua Ford Fiesta, perché non guido la macchina? Lui, per contro, lui era un buon guidatore. Anche le volte che si spostava a Firenze, nel senso che guidava con disinvoltura anche fuori dei percorsi quotidiani. Lui guidava normalmente. Io a Firenze non sono mai andato. Però perché ha detto che era stato anche a Firenze? Glielo contesto e qua al verbale chiedo l'acquisizione anche di questo. E che devo dire io? Lei l'ha detto. Senta una cosa. Quando Pacciani era in carcere per l'episodio delle figlie, lo ricorda? Ricorda, sa, allora facciamo ancora prima, sa quando ha saputo che Pacciani è stato, se l'ha saputo, incarcerato per l'episodio delle figlie? L'ho saputo dai giornali. Lei prima non sapeva niente, no, nessuna delle figlie o la moglie si era mai lamentata con lei? Per carità. Lui aveva mai detto a lei di che rapporti aveva con le figlie? No, ma perché? Non ha detto nulla. Senta una cosa, dopo che Pacciani era in carcere per l'episodio delle figlie, lei è mai stato a casa della moglie di Pacciani? No. Mai? Non sono mai stato. Mai? Mai. Un test ci ha detto di averla accompagnata a casa di Pacciani, dove c'era la moglie perché lui era in carcere, mentre questi era in carcere. Ma questo gli avvenne quando mi mandò una lettera, no? E allora, scusi, io le ho chiesto se c'è la domanda, scusi, pubblico ministero. La domanda è mai stato... Mi domandi se lui è andato a portargli una lettera. No, io gli ho chiesto se è mai stato. Scusi un attimo, io la domanda la faccio come credo. Pubblico ministero, forza, andiamo. Io ho chiesto se è mai stato, lui ha detto no, non sono mai stato. Ora mi sta dicendo sì, la volta della lettera, me lo spieghi lei. Allora c'è stato. Una volta. Come mai... A Mercatale. Come mai andò a casa della signora Pacciani che lei... A quel che ho capito frequentava poco. Qual era il motivo? Ma io andò per fargli vedere questa lettera. Come mai lui in carcere le fece vedere questa lettera? Cosa c'era scritto in questa? Primo, perché ci andò a fargliela vedere? Secondo, per cosa c'era scritto? E c'era scritto che si andava a fare delle merende, tiramenti e la cosa e l'altra. E lei le merende la porta a far vedere alla moglie? Non c'è mai stato. Signor Vanni, ma si rende conto? Quello che io la portavo, sì, perché io gli disse non c'ho che vedere nulla, dicono. Vede nulla di che? A fare questa lettera, dico sì. Cosa diceva questa lettera? Gliel'ho detto, diceva si ricordi anche se andava a fare delle merende i giorni poi di signor Vanni, non tocca a me, ma lei deve dire la verità. E disse che le figliole le avevano rovinato, e lo so. E allora perché lei portò la lettera alla moglie? Se, la lettera era indirizzata a lei o alla moglie? A me. Oh, perché se si parlava di merende la portò alla moglie? Mi venne l'idea di portarla così alla moglie. A me. Per andare dalla moglie cosa prese? La sua lambretta? Come andò a portare questa lettera alla moglie? Sì, andetti con la sita, con l'autobus. Io temo che lei stia dicendo non solo... Dunque. Ecco, Presidente. Io la ammonisco. Può provvedere lei. Guardi che lei è singolarmente reticente, a dire poco. Forse senz'altro più che reticente. Capito? Quindi se lei va avanti così, lei rischia un'incriminazione per falsa testimonianza con tutti i guai relativi. Signor Presidente, le chiedo scusa, ma mi perdoni, io credo che questa... No, è reticente, avvocato. Costui è reticente, quantomeno, e lo è fin dall'inizio. E su questo particolare ancora di più, dica la verità. Io la sento, non ho fatto nulla di male. Ah, non ha fatto nulla di male? No, nulla. Ma lei deve dire la verità. Perché portò la lettera alla signora Pacciani, alla Manni Angiolina? Perché? Per fargliene vedere. Per fargliene vedere, ma cosa c'era scritto lì dentro? Perché? Che c'era scritto? Se era indirizzata a lei. Sì. E c'era scritto, dice, ti ricordi adesso andava a fare le Ma merende. Cosa mi importa se c'era scritto o c'era scritto? Perché la portò? E mi venne così di portarla. È vero quindi che lei andò con la sita? Sì. È sicuro? Con la sita.
Presidente, chiedo innanzitutto la trasmissione degli atti di questa testimonianza e vado avanti con le contestazioni. Un test dice che lei andò con una certa apparente fretta da lui e gli chiese di portarlo un pomeriggio, anzi una sera, subito di corsa con la macchina a casa della signora Pacciani, è vero o no? Sì. Ma allora guardi, lei ha ammesso di aver mentito finora, se ne rende conto o no? A tornare tornai con l'autobus. Ma io le ho chiesto come c'è andato, non come è tornato, signor Vanni, per cortesia. Sì. Oltre a commettere reati, e quelli sono fatti suoi, nessuno glielo può impedire, finché la legge ce lo consente. Mi portò in Nesi, penso. E allora non ho capito, il fatto che lei neghi queste circostanze, che apparentemente poi sono quelle che sono, ci fa capire che lei ha un atteggiamento non solo di reticenza ma di paura. Come mai non ci voleva come dire mai che dice queste cose? Che non stanno né in cielo né in terra. Ma non lo sa neanche lei, meno male. Ha paura di qualcheduno? No, non ho paura di nessuno. Infatti, mi sembra strano. Poi sull'argomento paura ci arriviamo. Di chi dovrebbe aver paura? Lei? Di chi dovrebbe aver paura lei? Di nessuno. E allora perché dice queste cose? Non stanno né in cielo né in terra, ripeto. Ma io insomma con i Pacciani non c'ho nulla a che vedere. All'infuori da aver fatto qualche merenda, come ripeto. E qualche fallo, se non sbaglio. Lasciamo stare questo. Ma nessuno l'accusa di avere nulla a che fare con quello che presuntamente avrebbe commesso il Pacciani, assolutamente. Proviamo ad andare avanti, a me interessa il contenuto di questa lettera. Lei, oltre che il contenuto, ti ricordi delle merende, ricorda se questo contenuto aveva un motivo per cui lei, come ci ha detto, andasse di corsa a casa di questa donna? Tanto da chiedere un passaggio al Nesi anziché aspettare la sita? Perché era mio di Nesi, mi portò lui, non c'era no, la sita. No, signor Vanni, guardi, io fino a un certo punto... Non svicoli, eh? Non faccia finta di non capire. Sì. Non sta che peggiorando una situazione che, per la quale valuterà il giudice competente. Insisto, perché lei andò di corsa a chiedere un passaggio al Nesi, a portare questa lettera diretta a lei, alla signora Pacciani? Perché da sita subito la non c'era. E come mai aveva necessità di andarci subito? Ma il Nesi e mi portò... Come mai aveva necessità di andarci subito? Per fargli vedere questa lettera. Come mai aveva bisogno di andare... E perché doveva andarci subito? Non poteva fargliela vedere il giorno dopo, dopo una settimana o quando capitava? Mi venne l'idea di andare allora. Va. Continuiamo col contenuto di questa lettera. Questa lettera conteneva delle minacce? No, questa lettera conteneva... No, niente minacce. È sicuro? Ma io sono sicuro. Il Nesi ci ha detto il contrario. E che gli ha detto il Nesi? Questo, se permette, glielo dirò al momento opportuno. Io le dico che c'è stato riferito il contrario. No. Quando le mostrò la lettera, la signora Pacciani cosa le disse? Che la disse? Diceva, mi disse, che devo fare io se ti ha mandato la lettera? Scusi, lei gliela va a mostrare in fretta, quindi ci sarà un contenuto che lei le vuol rendere noto. A questo contenuto, che noi sappiamo da terzi quale essere, non da lei, ma bontà sua, lei sta tenendo questo atteggiamento. La signora Pacciani cosa le rispose? Mi risposi, che ti devo fare se ti ha mandato la lettera? Boh, bene. Io preso e veni via, subito. Va bene. Ripresi l'autobus e veni a San Casciano. Senta una cosa, lei ha mai avuto paura del Pacciani? Paura? A me non mi ha fatto nulla. Ha mai avuto paura del Pacciani? Perché doveva aver paura? Ah, non lo so. Timore. Timore. Timore reverenziale, che so. Ha mai detto a qualcuno di avere paura del Pacciani?
Io le contesto che in questo dibattimento più persone, senz'altro due già sentite, hanno detto che lei ha riferito che aveva paura del paziente. Ha riferito loro a queste persone. Sono esattamente una sua cugina, se non sbaglio, il marito. Sarà anche vero? No, sarà anche vero, signor Vanni. È vero o no? Il sarà, per cortesia. Cioè, ma perché lei doveva aver paura? Non lo so, se lo va a riferire a terzi, o hanno mentito questi terzi o ha mentito lei. No, io non ho mentito, io ho detto la verità. No, lei io ha mentito, finora gliel'ho già dimostrato, ma non fa parte del giudizio a suo carico. Io non avevo paura, mi pare, 62, quando ci sono degli indizi a carico di una persona, si sospende l'esame, Presidente. È una regola del codice. No. Assolutamente non vale nel caso della falsa testimonianza. Staremmo lustri. Per carità. Possiamo davvero interpretare il codice sempre come fa comodo a una parte. Assolutamente no. Ma guardi, qua a interpretare la legge secondo le parti. Avvocato, non c'entra assolutamente nulla la norma che lei ha citato. Quindi andiamo avanti. Ci sono delle persone che hanno detto che lei aveva paura. Io le ho indicato anche chi sono queste persone, omettendone solo i nomi. Ho detto che sono la sua parente. Può alzare un po' la voce perché non riesco. Gliela alzo. Lei ha detto a delle persone che aveva paura del Pacciani. Io le voglio chiedere perché aveva paura del Pacciani. L'avrò anche detto, ma io. Ma lei perché l'ha detto allora? Lei l'avrebbe detto a queste altre persone. Ma perché doveva avere paura i Pacciani se sono stato a fare merenda insieme o no? Allora. Lei insomma, a queste persone ha anche spiegato perché aveva paura. Io non mi ha detto che avevo paura i Pacciani. Bene. Allora. Lei ha mai detto a qualcuno che Pacciani aveva un pistolone? No. Io non ricordo. Io non ho visto nessun pistolone. Il Pacciani le ha mai detto che aveva, senza fargliela vedere, una grossa pistola o un pistolone? No, una a frase. Me non me l'ha mai detto. Sì. Lei ha mai detto a terze persone, a sua cugina o biscugina e al marito, che il Pacciani aveva un pistolone? No. Sì o no? Io non ricordo. Oh, va già meglio, non lo ricordo. Può essere allora. Ma io non ho mai visto pistole. Lei non le ha mai viste? Il Pacciani le ha mai detto che aveva un pistolone? No, a me non mi ha detto nulla di queste cose. Lei è stato sottoposto anche a un confronto con uno di questi signori e questo signore davanti a lei, davanti al PM, ha confermato, si chiama Ricci, lo ricorda? Che lei gli aveva detto di questa pistola. Ricorda questo confronto nel quale il Ricci non solo l'ha testimoniato ora alla corte, con ma rimase Ricci. Con lei irremovibile. Con il Ricci, ma io gliene disse, non ho visto nulla io. Io non so nulla di questo affare. Si sbaglierà il Ricci. Abbi pazienza, io. Lei però le contesto che al termine del confronto disse, non me lo ricordo, se dici che l'ho detto, allora l'avrò detto. Senta una cosa. Sì. Ha aggiunto, guarda, il Ricci le fece, guarda Mario, te l'ho detto anche l'altro giorno, le cose come stanno, mi hai detto anche che il Pacciani teneva una pistola nel cruscotto della macchina. Io non l'ho vista. Quando ha aggiunto, sì, è vero, però la pistola non l'ho mai vista. Allora, l'ho detto io. Sì, e lei ha detto non l'ho mai vista. Io ho detto c'aveva un rinvolto, poteva essere anche dei biscotti, non lo so. Allora come mai a Ricci disse che era una pistola? Ma è che il Ricci allora dice di avere le bugie, dice. Lei ha detto, signor Vanni, al PM, glielo contesto, il Pacciani aveva qualcosa rinvoltato in un panno bianco e lui diceva che c'era una pistola. Io la sento, non lo so, signor Giudice, non lo so. Io non ne so nulla di questa pistola. Se l'hanno detto gli altri sono bugiardi, perché io non ne so nulla. L'ha detto lei a questi altri? Io non ho visto nulla. Lei ha anche aggiunto, quando andavamo fuori in macchina, magari a fare merenda, non sempre aveva il panno bianco, quello che ha descritto con la pistola. A volte sì, a volte no. Ha aggiunto, io l'ho visto
che ce l'aveva il panno bianco fino agli ultimi tempi, fino a quando è stato arrestato. Poi ha aggiunto: io questa pistola in macchina, le contesto, l'ho cominciata a vedere, dice lei, dopo un po' di tempo della nostra conoscenza. Ha aggiunto: l'avrò conosciuto nel 75 e non so indicare esattamente da quando ho visto, questo è l'esito del confronto, ho visto la pistola, se ben ricordo l'ho cominciata a vedere dopo la morte del maresciallo. Non capisco di raggio. L'avvocato le domanda se lei ricorda di aver frequentato una prostituta a nome Manfredi Gina. No, niente. Una donna che stava a Rifredi. Stava a Rifredi, a Firenze, a Rifredi. No, dice di no. No. Non c'è mai andato accompagnato dal Nesi, da questa donna? No, con il Nesi sono stato. Da una donna? Una volta, ma non mi era corretta, io non so, alle cascine, là. Siccome c'era la moglie malata, io dicevo, no, bisognava arrangiarsi. Certo. Va. Senta, silenzio. Durante le vostre gite per fare merende o d'altro, una volta il Pacciani ebbe la disavventura di uscire fuori di la domanda, la domanda, ecco, arrivo. Lei è come le, come facciamolo, il pubblico ministero, facciamo la domanda. E se lei non ce la fa fare? La domanda, dammi il tempo. La seconda volta stamani che non ce lo consente. Piano. Allora, il Pacciani è uscito di strada con la 500 durante una vostra gita, sì o no? Sì, una volta, sì. Oh. Come l'ha rimessa in strada la 500? E la si è rimessa, la si ritirò su e si rimise in strada. Con le mani? Sì, con le mani, con le mani. Perfetto. Sì, quando si è andata a San Donato un po' già alla festa, da un bicchiere di vino in più delle volte. Senta, dopo la scarcerazione del 91 del Pacciani, quante volte lei si è incontrato col Pacciani? L'ho incontrato una volta o due, mi pare. E lei si incontrò in che località, se lo ricorda? A San Cascian. A San Cascian. E quindi parlò con... Al comune. Parlò col Pacciani. Parlai. Si salutò così. E basta, io... È mai stato minacciato dal Pacciani, lei? Ma io gli dico una cosa, una volta per telefono e mi disse, dice, ti devo dare una lezione. Ma che ti ho fatto io, gli disse. Questo fu la vigilia di Natale. Quale Natale? Sì, anno di là, quando era fuori. Ma io, e gli disse, io non ti ho fatto nulla, ma perché tu mi fai questi discorsi? Riabbassai il ricevitore, il coso, il telefono e chiuso. Non sarà questa minaccia che le ha messo paura? Ma risponda. Ma anche per questo c'è un po' di paura. Allora ce l'ha paura lei? Ce l'ho un po' di paura per via del discorso. No. Ma prima no, quando siamo amici insieme. No, ora, ma infatti si sta parlando di oggi. Sì. Quindi lei è stato minacciato e da questo ha avuto paura. È così? È già qualcosa. La minaccia in che cosa consisteva esattamente? La minaccia, perché io ero dal maresciallo, no? Di San Casciano Caserma. Gli arrivò anche lui, dice, ti ha chiedato un monte di me, quella cosa. Che ho detto? Io non ho detto nulla, dico. Tu sei te che sbagli a dire a me che ti devo dare una lezione. Che è la lezione? Io non ho fatto mai nulla a lui. C'erano minacce anche in quel... Non ho detto mai nulla di lui. C'erano minacce anche in quella lettera che lei mostrò alla moglie del Pacciani? Nella lettera? Sì. Nella lettera? Sì. No, non c'era minaccia. No, non c'era minaccia. Non c'era minaccia? No. E per telefono? Allora, una volta gliel'ha fatto in caserma questo discorso, e una volta per telefono. Ho capito bene? Sì. Quindi le minacce sono state ripetute più volte? No, una volta sola.
A telefono. E una volta in caserma. Ma voglio capire, le ha detto che si incontrò in caserma col Pacciani? Ho capito bene? Sì, una volta lo trovai, ero lì a aspettare, mi aveva chiamato il maresciallo. E una volta invece per telefono? Ma io non ci parlai con lui. In quell'occasione lei non parlò con lui? Io non ci parlai con Pacciani. Allora dopo questo incontro in caserma c'è stata la telefonata di Natale? Benissimo. Ho capito, bene. Prego, signori difensori dell'imputato. Grazie. Senta, signor Vanni, lei quante volte è stato interrogato dalla polizia e dai carabinieri? Come? Quante volte è stato interrogato? Diverse volte. Diverse volte. Al maresciallo, quasi. Ecco, è vero che lo fermarono una volta, ha detto. È vero che una volta l'hanno pure fermato dicendogli di scegliersi un avvocato? Sì, e l'ho presi. Ecco. E sì. Perché lo fermarono? Eh? E perché lo fermarono? Lei era soltanto un testimone. E mi forzarono a pigliare l'avvocato, io. La forzarono, ma perché? Che cosa chiedevano? Eh? Che cosa le chiedevano? Ma mi dissero che mi scivoleva l'avvocato, io l'ho preso. Ma che aveva a fare, ha capito? E perché? Per quale motivo? Che cosa, di che cosa lo accusavano? Accusano e dicevano di queste merende, di queste bevute insieme, di queste scarrozzerie in su e in giù. Io, senta una cosa, lei ricorda quando il signor Pacciani, dal giornale almeno, fu arrestato, si ricorda, l'ultima volta? Sì. Quando, cioè la penultima volta, quando fu arrestato per le figlie. Se lo ricorda? Allora sì, sul giornale. Quanto tempo prima era morto Simonetta? Come? Simonetta, sa quando è morto il maresciallo Simonetta? Sarà una diecina d'anni. Quindi sarà morto nel 84, io non posso precisare, 86. Sì, ma io non posso precisare l'avvocato. Perché lei dice che quest'arma che aveva avvolta in uno straccio bianco, lei l'avrebbe cominciata a vedere, questa è la dichiarazione che ha letto anche il signor Pubblico Ministero, se ben ricordo l'ho cominciata a vedere dopo la morte del maresciallo Simonetti. Ma quindi, io la sento, io non ho visto nulla. L'ha detto lei. Lei ha firmato questo interrogatorio. Questo l'ha firmato, va bene? Giusto, se lo ricorda questo? Ha firmato. Senta, invece, quella persona di cui parla il signor Pubblico Ministero, che sarebbe questo Nesi Lorenzo. Nesi? Nesi, lo conosce Nesi? Nesi Lorenzo, di San Casciano. Questa persona non ha voluto firmare l'interrogatorio, forse il Pubblico Ministero poi ce lo spiegherà perché, non lo so. Io lo devo spiegare, sto chiedendo al Nesi. Però ci mancherebbe, lo deve spiegare il Pubblico Ministero. Semmai, signori, se avete problemi facciamo tornare il Nesi e facciamo un confronto. E io perché lo devo spiegare? No. È stato qui. Si dà atto che a questo punto il testimone rifiuta di sottoscrivere il verbale. Lo chieda al Nesi, è già stato qui. Non credevo che stamattina ci fosse. Il Nesi ce l'aveva già detto, forse. L'avevamo già chiesto. Allora, senta, e volevo domandare, lei conosce Andriaccio? Come? Andriaccio, lo conosce? Andriaccio, un signore chiamato Andriaccio. Non lo conosco. Lei non lo conosce? Io non lo conosco. Non l'ha visto mai con il Pacciani? Io non l'ho mai visto. Non lo conosco, non lo so. Quello che ha conosciuto l'ho detto. Quello che ha conosciuto? Quelli di paese l'ho detto. Ecco, si ricorda se questa lettera che le ha mandato Pacciani dal carcere, quindi doveva passare sicuramente censura e tutto, va bene? O no? Sì. Dovrebbe passare, se non no. Non era sottoposta a censura. Questo non lo so. Si ricorda se in questa lettera, se in questa lettera che non esiste più, quindi non so perché si discute del sesso di questa lettera. Perché c'era, esisteva. Che c'era scritto. Esisteva, certo. No, ma io sto domandando a lui, siccome sembra che ci sia chissà che cosa, si ricorda se il signor Pacciani lamentava il fatto che la moglie
le figlie non, le scrive, non gli scrivevano oppure no? Sì, sì. Si ricorda sì, di questo? E diceva, dice, le figliole le mi hanno rovinato, io non ho fatto nulla e purtroppo mi trovo, dice, in carcere. Anzi, mi disse, dice, riscrivi, ma io non ne scrissi nulla, la prese e la butta via dopo, questa lettera. Quindi il contenuto di questa lettera era una lamentela del signor Pacciani, sì, per quale a me ha torto, ha ragione, non me ne importa nulla. A me oggi non mi interessava. Ecco, voleva che la moglie e le figlie gli parlassero, gli scrivessero, si facessero vive, nonostante quello che era successo. Era così il contenuto? Sì. Era questo. Senta, lei fu sentito in contraddittorio, cioè in contrasto con il signor Ricci, Ricci davanti al pubblico ministero. Walter, sì. Walter Ricci. E disse questo, se conferma questa circostanza. Viene chiesto a Ricci se mai abbia parlato con il Vanni di armi in possesso del Pacciani. E di Ricci risponde. Io la sento. Non mi sente? Io non ho. Aspetti, mi faccio finire. Sì, sì, voglio. Effettivamente ho chiesto al Vanni, e questo che dice Ricci, se aveva mai visto il fucile che aveva in casa il Pacciani, ed il Vanni mi ha detto di sì. Se lo ricorda, c'aveva un fucile. Io quindi non so. Il Ricci le contestava che lei gli aveva detto che lui aveva un fucile. Di questo abbiamo parlato sabato scorso. Ed è stata l'ultima volta che ci siamo visti prima d'ora. Se lo ricorda? Sì o no? Senta, ma mi dice un po', quante volte lei è stato avvicinato, fermato, chiamato dai carabinieri e dalla polizia? Per sì, sì. Quante volte? Diverse volte. Diverse volte? Parecchie volte, sì. Parecchie volte. Però io non ho fatto nulla. Benissimo, grazie. Io non ho fatto nulla di male. Sono domande, signori? Una domanda. Avvocato Fioravanti. Senta, signor Vanni, lei ha detto che Pacciani, dopo averlo incontrato sì, nella caserma dei carabinieri, ma in che data? Io l'ho ascoltato, in io che l'ho data, visto, in non che l'ho data, ascoltato. In che data lei lo ha incontrato nella caserma dei carabinieri? È un mero ammetto mio. Quale Natale ha ricevuto la telefonata? In quale Natale? Alla vigilia di Natale. Anno di là, una vigilia di Natale. 91. Sì, un sabato. Ecco, dopo quella data, dopo la vigilia di Natale del 91. Sì, io non l'ho rivisto, io non l'ho risentito. 91. Lei ha frequentato più Pacciani? Vi siete visti alla cantinetta a bere dopo quella vigilia di Natale? No, non l'ho rivisto più. Non vi siete rivisti no, più? No, non l'ho rivisto. Vi siete ritelefonati? No, mai più. Grazie. Scusi, mi ero dimenticato, tanto è sempre la stessa. Prego. La stessa parte. Senta, voi con la 500 una sera siete andate a sbattere da qualche parte, o no? Col Pacciani. Sì, una volta, l'ho detto prima, no? Perché vi dava un po'. Una volta, a una curva e si dovette andare giù. Quindi non è che guidasse. Si tornava da una festa. Quindi non è che guidasse tanto bene il Pacciani, insomma. Era un no, po' sa, se eravamo stati a una festa, era un bicchiere po' di vino, mi ha lasciato un po' di. Quindi avevate bevuto. Avevate bevuto. Era un po' traballino. Ha bevuto un bicchiere di vino di più, ha capito. E se ne andate di fuori. Siamo andati di sotto. Grazie. Avrei io ho detto la verità. Sì, aspetti, vediamo allora un'altra verità, se mi consente. Pubblico ministero per lei ha detto che andava a Firenze per i motivi che sappiamo, ma essenzialmente perché sua moglie era malata. Ci vuol dire che malattia aveva sua moglie? Non ho capito. Ci vuol dire che malattia ha o aveva sua moglie quando lei era costretto, fra virgolette, ad andare a Firenze? Ella soffre di omodepilessia, di figlio immarcaduto, ha capito. Senta una cosa, sua moglie si chiama? Luisa Landossi. Ha mai avuto figli sua moglie? Sì, l'avevo uno.
da morire una bambina a 6 anni, da morire era spastica, capito? L'era malata. Ha mai abortito sua moglie? No. È vero che sua moglie il 19/3/64 l'ha denunciata per averla buttata dalle scale mentre no, era incinta e lei fu arrestata? Sì, ci fu una. Io gli tirai una labbrata perché non sapevo mia che lei era malata, fu da primo. Quando mi sposai nel 64. Era incinta? Ma, sì, era incinta. Abortì? No, nacque la mimma. Con questa malattia che lei ci ha detto? L'era spastica, capito? La portarono. Lei fu arrestato? Qui a Firenze, sì. Non ho altre domande, grazie. 6 o 7 giorni. Chiedo la trasmissione degli atti del verbale che ho detto e chiedo l'utilizzabilità dei verbali utilizzati per le contestazioni che ora elenco. Momento che vi sono ancora altre domande. Cose nuove. Chiedo scusa. Anche noi. Avvocato Pellegrini. Si ricorda di aver parlato con un giornalista della pistola vista sulla macchina del Pacciani? Con un giornalista, con un certo Amadori, e venne a trovarmi a casa. E che cosa gli disse? Ma io gli dissi? Nulla, dissi io non c'entro nulla. A me la folla andava via e venne a mezzogiorno e la sera ritornò di nuovo. E mi trovò nei giardini. E mi voleva sapere un monte di cose, ma io non ho fatto nulla, disse a me la mi lascia andare, bello fatto. E ma mi rivide anche alla televisione. Ma lei disse a questo giornalista che aveva visto in precedenza una pistola nella macchina del Pacciani? No, io non l'ho mai detto. Allora il giornalista pubblicò una notizia falsa quando ma lo scrisse? Certo, perché io non ho visto nulla, gliel'ho detto anche prima. O perché devo dire una cosa a un altro? Bene. Avvocato Bevacqua, prego. Sono giornalisti che pendono da una parte, oggi pendono tutti da una parte, domani, speriamo. Allora, senta, oggi pendono tutti da una parte, la bilancia è di là. Allora, senta. Se qualcuno non è d'accordo. C'è qualcuno dietro a lei che non è d'accordo. Me lo auguro. Senta. Per quel che sei. No, si deve rifare il processo quell'altro dell'87, siamo per prego, prego. Presidente, allora senta. Alzi la voce per gentilezza. Alzo la voce, io sono qua, la alzo molto. Grazie. No? Sì, perché sento poco, non so come mai. Senta, volevo dirle, lei ha avuto questo problema con la moglie ed è stato anche in galera, è vero? Sì. Sette, quanti giorni c'è 7-8 giorni. Poi non c'è più stato in galera. No, io non sono mai stato. È finito. E per questa cosa. È finito tutto. È finito lì, ora si va d'accordo per bene. Grazie. Siamo rimessi grazie. A posto. Va bene. I verbali di cui chiedo. Acquisiamo i verbali. La situazione sono 27 dicembre 91, 19 luglio 90, 28 settembre 92, 10 luglio 91. 13 novembre 91. Chiedo 5 minuti di sospensione perché. E disponiamo la trasmissione di copia della deposizione del testo al pubblico ministero. Perché i numerosi testi da me citati quest'amani non ho ancora la possibilità di averli tutti. Un quarto d'ora di sospensione. Grazie. Sì, certo. Fanno una scelta. Sì. Sì, credo sia possibile, stiamo discutendo per cercare un po' di ovviare a questi problemi. A parte che capito che succede proprio per stamani ho dovuto ritardare. Ritardare perché dovevo interpellare i tecnici del comune. Che cosa? Ora vi darò una lettera che ha scritto il sindaco. Anzi, aspetta, te la do a te, vieni. Te la do, tanto l'ha resa pubblica lui, quindi si
siamo d'accordo che... Ci siamo tutti? L'avvocato Bevacqua? Benissimo. Bene, signor Pubblico Ministero. Grazie, sentirei... Possiamo continuare? Sì, sì, senz'altro. Qualche difficoltà perché un test partito non è arrivato, uno ha mandato un certificato, però...
C'è il test Faggi Giovanni. Faggi Giovanni. Signor Faggi, si accomodi, prego. Più attento. Prego, si accomodi, si sieda pure lì. Grazie. Parli nel microfono, per cortesia. Vuole darci le sue generalità? Dove è nato? Quando? Dunque, Faggi Giovanni, nato a Calenzano il 17/8/1920. Dove risiede? A Calenzano. Benissimo. Vuole leggere quella formula? Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non a nascondere nulla in quanto a mia conoscenza. Benissimo. Vuole rispondere per cortesia alle domande del signor Pubblico Ministero? Sì, diamine. Prego. Signor Faggi, che lavoro fa lei? Rappresentante di commercio. Pavimenti, rivestimenti. Pavimenti? Pavimenti e rivestimenti. E dove ha questa sua attività? L'attività la svolgo in tutta la Toscana, le fabbriche sono su nel Modenese, Sassuolo, Modena. Di cui lei è rappresentante. E sì. Lei dove ha la sede della sua attività? A Calenzano la stessa sede, in casa mia. In casa sua. Quindi a Calenzano in via, ci ha detto? In via del Lago 11A. Senta, signor Faggi, lei conosce il signor Pacciani? Dunque, io ho conosciuto per caso in un ristorante a Scarperia a Pacciani, in quanto eravamo a pescare nella Sieve, si va a pranzo e per caso mi trovo di tavolino a fianco a lui e poi c'era altre persone, non so chi siano. Lei era solo? Io ero con un amico mio, con i suoi bambini che eravamo a pescare. E il signor Pacciani ha detto era con qualche altra persona? Ma era insieme a altri, però non mi è dato saperlo. Altri nel senso 1, 2, 10, 100 persone? No, 10, non so se erano 2 o 3, a un tavolino si può capire. Erano persone grosso modo della sua età o erano familiari, uomini e donne? Erano uomini o donne? Erano uomini, erano. Era uno o due, non me lo ricordo. Uno o due uomini, perché era un ristorante lontano. A Scarperia. A Scarperia. Ricorda che ristorante era? Oh! No, per carità. Ricorda o può ricostruire la data? Ma senta, a me mi sembra verso il 1980. Quindi, 1980, 80, Scarperia, esattamente, Pacciani con uno o due persone. Bene, la data. Ecco, come mai faceste conoscenza? Non sempre al ristorante si fa conoscenza, ci fu un motivo. Spiego subito. Grazie. Lei capisce bene, essendo di tavolino a un ristorante, capita dopo un periodo di una mezz'oretta o così di scambiare alcune parole. Certo. No? E Pacciani mi chiese che mestiere facevo. Quindi fu Pacciani che la attaccò il discorso. Io ora non mi ricordo se fu Pacciani o un'esattezza. Benissimo. Le chiese che mestiere faceva? Sì, il mestiere faceva, io facevo il rappresentante di pavimenti e rivestimenti. Allora lui mi rispose e dice, c'è un amico, probabilmente gli interessa questo materiale. Dico, ma me lo può dare? O mi ricordo questo se questo materiale quale? Pavimenti e rivestimenti e rappresentavo io. In genere o qualcosa di concreto? Cioè le disse, Pacciani disse a un mio amico sta facendo la casa, gli servono tot, no, ma genere, una cosa genere. Sì, no, ora esattamente non me lo ricordo. Quindi lei cosa le disse? Io gli dissi, ma se è possibile si guarderà un po', senti un po' quanta roba lì ci vuole e poi si vedrà un po' cosa fare. Quindi lei vide in questo pranzo una sorta di possibilità di sviluppo di un affare. No, sviluppo di un affare relativamente. Un affare, sì. Relativo. Quindi gli lasciò il suo numero, il suo indirizzo? Sì, gli diedi il numero mio, il biglietto da visita mio, che ce l'ho sempre con me, e mi diede, poi mi scrisse l'indirizzo suo, io non me lo ricordo, poi attraverso le decine di anni le cose corrono, sa com'è, il discorso è questo. Ecco. E poi
dopo un certo periodo, gli spiego certo di, periodo... di determino con esattezza le cose, con tutta la tranquillità possibile. Meno male, dunque, male, abbiamo bisogno. Io scrissi, passò un mese e mezzo, così, roba di questo genere, gli dissi, ma questo tuo amico... Gli disse in che modo, scusi? In che modo gli disse? Gli mandai una lettera. Ah, gli scrisse? Sì, gli mandai una lettera, c'avevo l'indirizzo. Quindi allora ho ragione, io era un affare, lei ci aveva visto un affare, se gli scrive... Un affare relativo, cosa vuole, cioè, c'è un amico, ricevò della roba... Come lei addirittura gli scrisse? Era un affare molto... valore? No, era una cosa da accontentare, guarda, se è possibile... Su per giù che valore le prospettive? Ma si può sapere, era lo fa sapere un pavimento, due pavimenti, non lo so, in una casa... Cioè, scusi, che valore può, può avere un pavimento? Ma un pavimento, bisogna vedere, a quei tempi là, nell'80, poteva valere 10.000 lire il metro quadro... Roba Quindi un pavimento di una... che dice lei, che valore... Nella sua mente, che valore aveva questo affare? Ma, guardi... Su per giù, così come se lo prospettò lei. Ma io, non è la questione che io volessi dare per fare un interesse veramente, no. Mi chiese se era possibile. Ora al ristorante? Sì, al ristorante. Che valore lei si prospettò? Ma da quel che capì? Il valore, guardi, io non lo... pavimento, non lo so. Il valore non stia di dietro al valore. Qualche milione, qualche... No, sì, no. Si immagina a quei tempi là. Qualche centinaio di migliaia di lire. Potrebbe essere 200.000 lire, 300.000 lire, roba di questo genere. Su queste 200-300.000 lire era il suo guadagno o il costo del pavimento? No, era l'importo del pavimento. Il 5 sono 15.000 lire. Sì, quindi non era il valore per... No. Il... Allora lei dice gli scrissi. Scrisse una lettera se lo voleva o se non voleva questo materiale e non questo ebbe risposta. Questo suo affare di 15.000 lire lei gli scrive. E non ebbi risposta. Non gli rispose. Non allora ebbi risposta. Cosa successe? Poi cosa successe? Successe che avevo l'indirizzo dove stavo un giorno venendo da Siena. Da Siena dico, proviamo a vedere dove sta questa persona. E beh, passai per quella strada lì che non c'è poca abitazione, che non ci passo mai. Lei la conosceva questa strada o la... Non la conoscevo, fu la prima volta e ci passavo. Era facile o la ebbe difficoltà a trovare? No. Si giri il mondo, non è che la questione, lo chiesi e mi indirizzarono e passai. Dov'era questa località? Ma io non lo so, era San Casciano, la zona lì, quella zona dove abitava lui, la frazione non me lo ricordo con esattezza. E tant'è vero, aspettai l'ora che generalmente tornavano a casa, cioè lei, gli operai agricoli. E si mise a aspettare o entrò aspettai in strada. Ma come capì qual era la sua casa? Perché me l'avevano detto, dove più avanti trovai delle abitazioni e gli chiesi dove stava, come si può fare in tutte le cose, questo signore, no? Certo. E mi disse, guarda, così è così, e mi misi lì. Dopo un quarto d'ora, 20 minuti, sulle 5, 5 e mezzo, così, e arrivò. Ma lei, scusi, per sapere se era in casa, prima suonò. Niente, in casa e non c'ero stato. No, mi scusi, no. Prima di mettersi a aspettare, non provò se era già tornato? No, perché e io... Come mai non provò a suonare? Niente, perché la casa era distante dalla strada. Allora lei andò distante. A casa a vedere, vide che non c'era... No, io non ci andai in casa. Non ci andò nemmeno a casa. Pure per i mesi sulla strada. Dopo un quarto d'ora, 20 minuti... Scusi, ma poteva essere in casa, come mai non andò a suonare? No, perché era fuori a lavorare. Ma lei come faceva a sapere che era fuori a lavorare? So che smettevano alle 5, alle 5 e mezzo, io lo chiesi più avanti a questa casa. Le dissero che non c'è. Dice, non c'è, a lavorare vedrà che toccherà aspettare. Quel giorno... sulla strada. Ah, aspettare, lei era solo? Io ero solo. In macchina solo. In macchina aspettai. Poi arrivò... Dopo lui, un po' di tempo arrivò e lo vidi anche messo un po' male, in brutte condizioni, come operaio agricolo. Sì, e poi anche altre, vidi che non era il caso di intraprendere una relazione di commercio di questo genere. E c'avevo con me in macchina... Scusi, come mai...
come mai capì che non era il caso di intraprendere questa relazione commerciale? Cosa aveva? Da determinate condizioni della persona. Me le vuole spiegare per cortesia? Sì, da come era sporco, era messo male dal lavoro. Era stato a lavorare. E no? Lei dette la sensazione che non era proprio un grande affare coltivarlo? Mi resi conto che non era possibile anche dal punto di vista così come si presentava la persona, ecco. E allora io in macchina c'ho sempre, ci davano allora a quei tempi le ceramiche, qualche cosa da dare alla clientela, o librettini da scrivere, delle penne, io avevo, mi ricordo, tre tute da dare ai magazzinieri nelle ditte. Allora disse, va, tienne una, va, prendine una. Lui mi ringraziò, poi io salutai e gli dissi, ma questo tuo amico, dice, ma non ho saputo nulla. Io poi salutai e non ho saputo più niente. Poi ho saputo tutte le vicende dopo che è capitato e tutti si sa. Quindi il tutto della sua conoscenza con Pacciani è tutto qua? È tutto qua. Quindi, se non ho capito male, lei per un affare di una 15.000 lire lo va a cercare, lo aspetta, lo vede malmesso? No, lo feci perché me lo chiese, per favore, sapeva che sta mio, lo feci così a titolo, come si può fare in tante altre occasioni, tante persone di accontentare. Però lei lo andò a siccome trovare. Siccome era gente che lavorava. Scusi, gli scrisse e lui non le rispose, allora lei lo andò a trovare. Passai per caso. Sì, certo, era lì sulla strada. Io. Tutto qui, niente di più. Senta, però è vero che lei le scrisse, che lei scrisse a Pacciani una cartolina in data 10.3.79 e lo chiamò caro Pietro? Sì, così l'aveva visto una volta e lei lo chiamava caro Pietro. Come si può fare, siccome mi diede delle confidenze sul ristorante, ecco. Che confidenze erano? Quelle che ci ha detto. Confidenze di linguaggio così aperto. E lei lo chiamò caro Pietro, come non è che lo aveva, no. Ebbe modo di conoscerlo in modo diverso. Ho capito. Tutto qui. Niente di più. Io non so altro. Ho saputo poi tutte le vicende del capitale dopo. Quali vicende? Queste qui che è successo di tutti questi guai. Ah, quelle del... Dalla stampa. Senta una cosa, noi abbiamo sentito in questo processo due persone che dicono invece che lei andava con Pacciani a bere alla cantinetta, vi hanno visto più volte. Io? L'ha detto stamani il signore. No. No e poi no. Mai, prima di tutto non bevo. Prima di tutto non bevo. Mai. Allora io, un signore io, che senta, ha detto non di averla... Tanto è vero, io nella zona di San Casciano non ho mai avuto un cliente, quindi niente. Una persona che è amica di Pacciani... E che dice di avervi visto insieme a San Casciano? Assolutamente no. Assolutamente no. Assolutamente no. Ma che è una cosa che le dà tanto noia? No, perché siccome quando una cosa non è vera, non deve essere. Sembra, sa, è una circostanza così banale. Tra l'altro andare a bere no, mi scusi, lei è stato al ristorante con Pacciani? Mi capitò per caso... Di gomito al tavolino. Ma mi capisce, se questa persona è un amico di Pacciani. Sente il pubblico. Mi perdoni. Sì, sì. Questa persona è un amico di Pacciani. Un conoscente amico. Dice, guarda, fra le persone che venivano a San Casciano a trovare Pacciani e qualche volta hanno bevuto insieme alla cantinetta, c'era anche lei. No. Questa persona sbaglia. No. No, no. Senta una cosa, signor Faggi, mi perdoni, ma io le devo fare qualche tipo di domanda che avrei preferito evitare, perché insomma tanto è marginale, però a questo punto le faccio. Lei ebbe fu oggetto di una perquisizione. Sì. Durante questa perquisizione venne rinvenuto diverso materiale un po' anomalo in casa sua, nel suo garage. Sì, sì. Che è materiale identico a quello che avevano sia il Pacciani che il Vanni, vuole descrivere, abbiamo trovato noi, lei glielo dico io ora. Non c'ho nulla a che vedere. No, per carità, io le dico,
Ricorda che materiale è o vuole che io le legga al processo verbale di perquisizione? No, ma lo ricordo. Che materiale è? Come lo ricordo? Erano penny. Erano? Penny. Falli di gomma? Sì. Anche no, di legno. Ah, di legno lei. Che me lo diede una donna al tuo mi scusi, regalo. Nel verbale di perquisizione, poi sentiremo coloro che l'hanno fatto, si dà atto che sono numerosi, ce ne sono alcuni di gomma e alcuni di legno. Lo so che è un argomento che è sbagliato il verbale. Ci sono, qui si descrive parecchie riviste pornografiche. Queste diventano delle cose. Sì, no, 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 ma io capisce, voglio vedere di capire se per caso, conoscendo per l'appunto questo Pacciani, che anche lui a volte ha avuto oggetti di questo genere, e quel test che abbiamo sentito stamani e che ci ha detto che vi frequentavate per l'appunto a San Casciano, anche lui ha questo materiale, tante volte per una ragione qualsiasi. No, sì, ma sì, c'era questo materiale in casa sua? Sì, gliel'ho detto. Senta, e poi l'ho bruciato. L'ha bruciato dopo la perquisizione? Sì, ho bruciato tutto. Non è che da caso con il Pacciani, sia pure ovviamente non ha nessun valore, ha nessun fine, avete parlato di cose di questo genere? Perché ad esempio il Vanni dice gliel'aveva comprato lui al Pacciani dei falli di gomma. No. Assolutamente. Senta un'altra cosa. Io signore, quando salutai all'idea di Ratusa, io due volte. A me sembra strano, ma sono cose mie, che lei per 15.000 lire ci va a trovare. Mazzo, questo è un altro paio di mani, che sono valutazioni. Io voglio che lei capisca le mie perplessità, niente di più. Lei ci dice la verità, è un test. Quando ce l'ha detta è tranquillo lei, il resto tocca a noi. Proseguiamo. Senta una cosa, lei dove abita esattamente come strada? Ha detto via? Via del Lago 11A. A Calenzano. A Calenzano. Pacciani per caso è mai venuto a trovarla? Mai e poi mai. Mai. Il Vanni, questo signore... Mai visti, mai visti queste persone, mai avuto contatto. Senta, lei ha mai sentito parlare, sicuramente sì, ma io glielo chiedo, di un omicidio addebitato al cosiddetto mostro di Firenze avvenuto a Calenzano? Sulla stampa io l'ho visto benissimo, come in altri posti. Ecco, ha mai cercato di approfondire quello di Calenzano, dove era avvenuto? Ma avevano detto alla Marina, ma io poi, siccome vo via tutti i giorni, la mattina e il giorno della sera, e qualche volta sono stato anche in Liguria a settimane. Sì, sì, ma guardi, allora se lei fa questo tipo di distinzione va più lontano di dove voglio arrivare io. Io chiedo solo se sa dov'è esattamente il luogo dove è avvenuto questo omicidio. Io il punto non lo so. Non lo sa. Sa se vicino a casa sua o se a Calenzano c'è un posto che si chiama Le Bartoline? C'è una frazione. Come c'è Maciglia, sa che questo omicidio è avvenuto in una frazione di questo genere? Sì, l'ho saputo dalla stampa. Questa frazione Le Bartoline è nei pressi di Calenzano, delle strade dove abita lei, o è tutto da un'altra parte? È più distante è da più me. Distante. Lei sa che una misurazione fatta fra casa sua e dove è avvenuto l'omicidio ci dice che sono di autovettura, in macchina, non a piedi, passando per i campi, 900 metri, o lo sa per la prima volta da me stamani? Per me sono di più di 900. Allora lo sa. Per me, grosso modo, anche a linea d'aria. Sì. Capito, sapendo è... Allora lei sa, mi scusi, se dice che sono di più, sa dov'è. Invece lei mi ha detto non sa dov'è. Ma le Bartoline sono una frazione di Calenzano. Io le dico, lo sa che il punto dove sono stati ritrovati i cadaveri? Punto non lo so. Non lo sa. Ho visto poi c'è delle insegne, ci hanno messo delle croci. Benissimo. Quindi il fatto, fuori a fare delle girate. Il fatto che lei dice sono di più non è relativo a quel posto lì. Oddio, non lo so, perché sai, io sempre non ci sto lì. E... No, mi scusi. Ha mai sentito dire da nessuno a Calenzano, guarda l'omicidio relativo a una coppia uccisa dal cosiddetto mostro è avvenuto lì o in questo punto?
c'è un ponticello, lei poi ha già descritto che non c'è più quel ponticello, è già stato interrogato, quindi la zona la conosce, via signor Fari. Io conosco Travalle, avevo una zia e tutto, lo so che la zona... Ecco, però io... allora quando io le dico il 900 metri, quel punto lei dice non sarà 900 metri... Ma io penserei, siccome sono saranno mille, là via, della marina, del torrente, penso siano di più. È vicino a casa sua. Bene, lei dice il Pacciani, io non l'ho conosciuto solo in questo modo e non è mai venuto a casa mia. Senta una cosa, lei conosce una signora che si chiama Sperduto Malatesta Antonietta? No, non la conosco. C'è qualcuno che dice è stato a casa sua lei? Questa... Io sono stato a casa sua? Una persona dice, ce l'ha detto qui. Io? Stamattina. Questa persona non la conosco e non ne so niente. L'ha detto proprio stamani, signora. Ma a me l'avrà detto, comunque io questa Sperduta Malatesta io non la conosco e mai vista. E nemmeno a casa sua, perché sono molto prudente e sto molto a casa mia. Ma lei sa dove sta per dire che non c'è stato? No, non lo so. Lei è mai stato in via Chiantigiana 3 nel comune, ora glielo dico esattamente, dove stava questa signora? San Casciano Tavernelle? Mai stato. Senta una cosa. Il Pacciani per caso le ha mai detto che andava e aveva una relazione con una signora con questo nome in questo luogo? No, perché io prima di tutto, da quando io l'idea di la tuta e lo salvai, non l'ho più visto e ho pensato di non avere più nulla a che fare. Io le vorrei leggere cosa dice questo signore che abbiamo sentito stamani, il quale dice: talvolta ho visto nel locale la cantinetta di San Casciano, insieme a Pacciani Pietro, un uomo di cui ho visto alcune foto che mi avete mostrato oggi e che mi dite voi si chiama Faggi Giovanni. Questa persona io, questo signore ci dice, non la conosco. L'ho solo vista, dice questo signore, insieme al Pacciani a bere con lui. Credo di aver visto questo personaggio prima della morte del marito della Malatesta. Niente, è tutto falso, mi cascasse gli occhi. No, per carità. Io sono molto preciso nel mio... Come mai questo signore dice queste cose false, secondo lei? Non lo so io. Lui non lo sa. Io non lo so. C'è un'altra persona che dice: riconosco fra uno dei saltuari accompagnatori del Pacciani in una foto che mi mostrate, e è una persona di cui io non conosco il nome, comunque capisco da quello che mi dite voi, polizia, che si chiama Faggi Giovanni. Questa persona che mi mostrate è un personaggio che l'ho incontrato qualche volta a San Casciano, Val di Pesa, mentre era in compagnia del postino Vanni e del Pietro Pacciani e forse di un'altra persona che non ricordo. Anche questo è falso. Assolutamente. Falso. Questa persona che dice così si chiama Cencin Gina. Lei la conosce a motivi... Guardi, sono tutti motivi... nomi che lei mi dice che per me... Niente. Allora non mi dice può niente. Darsi che lei sia andato in questo posto che io le ho detto è via Chiantigiana... addirittura si dice in anni molto lontani, prima dell'80, con questi signori, e che lei forse non sapesse all'epoca che la signora da cui andava si chiamava Malatesta Sperduto. Ma io questa signora Malatesta Sperduta per me
è una novità assoluta. Allora come mai... Io non so nulla. Come mai, secondo lei, questa vicina di casa dice di aver visto lei lì e a San Cascià? Vede, sono già due le persone, non sì, è una sì. sola. Ma potrebbero essere anche tre, sì, ma sì, io... Sì, voglio vedere le fotografie. Certo, potrebbe... no, ma io non ci sono stato a San Cascià. Noi ci facciamo dire... Non ho neppure clienti a San Cascià. Hanno mostrato delle fotografie. Quindi non sappiamo che come sono, certo, queste fotografie. Però queste persone ce l'hanno. Si altera tutto. No. Vediamo noi le fotografie, vediamo un po'. Prima facciamoci dire che non c'è... le persone le vediamo. Prima facciamoci dire che non c'è mai. Scusi, prima facciamoci dire che non c'è mai stato. Io non ci poi sono mai stato. Poi se non c'è mai valuta stato. Se ha interesse di andare avanti. Le pare? Se fosse a Tavarnelle c'avevo un cliente Mugnai, sì. Ma a San Casciano non ho avuto mai clienti e mi vendevano... Chiedo scusa, era Tavernelle Val di Pesa allora, questa via Chiantigiana, ora lo controlliamo. Tavernelle? Sì. Ma io andavo da Mugnai, fratelli Mugnai, poi non conosco... Non da questa signora. No, assolutamente, io non la conosco questa signora, per l'amore di Dio. Per l'amore. Non l'ho mai vista io. Io per il momento non ho altre domande, grazie. Signori avvocati di parte civile, avete domande? Ecco, senta, avvocato Bevacqua, allora, grazie. Prego. Senta, lei ha visto questo signor Pacciani, ha detto che era andato a pescare, giusto? Io. Sì, lei. Sì. Sulla Sieve? Sì. Solo? Solo era? Io ero con un amico che era alle moribonde all'ospedale, insieme ai bambini sua. E poi si andò a pranzo a desinare. Insieme ai bambini suoi, i bambini sono vivi. I bambini dell'amico mio erano, eravamo tutti insieme. Quindi eventualmente i bambini sono vivi, potrebbero ricordare questa... Sì, erano piccoli, cosa vuole ricordino da quell'epoca là, cosa vuole via, ragionavamo a modo. Senta, vabbè, ed eravate a Scarperia. A Scarperia. Ecco, lei vide questa volta, per la prima volta, il signor Pacciani, lo vide questa volta il signor Pacciani, per la prima volta, e la seconda volta lo vide quando il signor Pacciani, quando lei andò dal signor Pacciani. Sì, quando mi fermai sulla strada, e lei lo vide. No, gli scrissi la lettera, sì. No? E per dirgli, il tuo amico lavora questo materiale, probabilmente i vestimenti, sì o no? E poi non ebbi nessuna risposta io. Sì. Poi dopo un po' di tempo ebbi l'occasione, venendo da Siena, facendo giù il sud della Toscana, passando lo chiesi a diverse case questa via dove è, a questo punto l'ora generalmente poteva tornare per sentire un po'. E dopo un periodo di tempo, fu sulle 5, le 5 e mezzo della sera, era un sosso nella primavera, non me lo ricordo, è passato il tempo, era... Ha capito? E poi basta, io poi... Quindi lo vide soltanto questa seconda volta e basta? Questa seconda volta io gli diedi la scusa, che lo vidi in brutte condizioni, io poi lo salutai, capii, come ripeto, che non era il caso, perché vidi la persona, cosa vuole, io sono in commercio, sono a contatto, lì fu un caso particolare, lui mi chiese, c'è un amico con questa roba. Io mi dististo un po' nelle spalle, come si può fare, dico, ma si vedrà, se gliela posso dare, sentiamo un po' quanta roba è o che non è, e così via, ecco, tutti i discorsi qui. Quindi due volte, una volta a Scarperia... Poi io gli diedi la scusa, lo salutai e veni via. Io poi da allora... Quindi lei non l'ha mai visto altro che in questi due posti, una volta a Scarperia la prima, sì. E l'ultima, e poi, sì. Che è la seconda. Che glielo vide a casa sua e basta, in nessun altro posto l'ha mai visto. Io non ho avuto più occasioni, poi prima di tutto mi accorgo che non è il caso anche per la persona stessa, cosa vuole, sono a contatto con ingegneri, architetti, geometri, magazzini di grossa portata un po' in tutta la Toscana, poi avevo fatto il periodo là anche la Liguria, sì, che si immagina un po' se potevo fare, dimmi su quegli affari su una persona che non mi dava nessun affidamento. Grazie. Altre domande? Nessuna, Presidente. Grazie. Bene, possiamo licenziare il test? Può andare. Grazie. Buongiorno. Presidente, non ci sono altri testi, PM, per peccato. I motivi che le ho detto. Peccato. Qui
seguiti noi dovremo andare alla prossima settimana, dove certamente faremo udienza i primi 3 giorni e poi forse ancora un'altra udienza tra giovedì e venerdì, adesso è da decidere. Io direi, pubblico ministero, per cautelativamente portare qualche teste di più. Sì, sì, senz'altro. E poi le volevo dire che portando... quelli che si sono sentiti male, io posso solo dire ho dei certificati oggi, sono dei testi che cautelativamente avevo chiamato ieri e si sono sentiti male tardi ieri per il caldo, non so per quale motivo, e stamani non sono venuti. Quindi anche queste capito. Cautele a volte non vorrei che creassero danni maggiori. Certo. Per il corretto svolgimento dell'escursione dei test. Speriamo che cambi il tempo. Speriamo, quindi... Presidente, grazie. Signor Presidente, le chiedo scusa, lei ha proposto... C'è solo questa speranza, per ora sì. Prego. Mi perdoni, lei ha proposto giovedì e venerdì. Le volevo ricordare, credo ci sia lei in collegio, in un processo in tribunale in prosecuzione venerdì. Un avvocato, sicuramente, io non ho ricevuto non lo so. Ah, no, allora, tutti i processi in cui io ero implicato, diciamo così, sono stati, tranne uno sono stati rinviati, differiti, che io sappia. Ora lo controllerò comunque, la ringrazio di avermelo detto. No, io credo, non lo so, siccome c'è questo procedimento in prosecuzione, le chiedevo se alla prima se si poteva non fare udienza venerdì. Cioè, io posso chiedere ancora differimento. Ecco, comunque io direi questo. Ho dei problemi anche al tribunale. Per la citazione dei testi, se mi può allora ripetere. Credo sia stato differito, avvocato, il processo di venerdì. Ora però, siccome non metto più piede in tribunale da tanto, non lo so con sicurezza. Ci vado di pomeriggio quando ho tempo, ma le cancellerie sono chiuse. Comunque la ringrazio, lo controllerò e glielo saprò dire. Senz'altro noi facciamo udienza i primi 3 giorni, lunedì, martedì, mercoledì, salvo vedere poi o giovedì o venerdì. Quindi la citazione la posso organizzare per lunedì, martedì e mercoledì. Mercoledì. Nel frattempo allora il processo è sospeso e rinviato a lunedì 30 maggio ore 9. Bene, okay. Grazie. Di seguito nella lista testa.